Salve a tutti, signore e signori, bentornati, benvenuti. Siete a posto, vi siete seduti, siete accaldati, ottimo. Io sono qui in veste ufficiale, vi devo raccontare come va a finire la storia. È l'ultima volta che ve lo racconto, anche perché l'ho già fatto tante volte, soltanto che voi non ve lo ricordate. La storia finirà in maniera lieta per tutti, ovviamente. Avremo Broxner che aprirà un allevamento di cani squamati per la caccia al nano, e Hal verrà eletto supremo burocrate dell'Accademia. Con questa carica porterà l'Accademia sul collo, sull'orlo del tracollo finanziario, perché tramite Scartofi non riusciremo più a accettare nessuna nuova missione. Poi si ravvederà e anche lui troverà il suo posto nel mondo. Il nostro bellissimo Tain deciderà che è il suo ruolo quello del crociato e diverrà crociato a sua volta. Si stancherà di tale ruolo, è stufo di quella vita, si farà operare e darà così via alla prima crociata. E Will, devo essere sincero, non ho visto bene, si nasconde troppo. Io credo che diverrà un membro della Grigia Accademia, rispettato, spero. Non so se sopravviverà alle ire di Hal, ma questa è un'altra storia. Ora... è la storia di Fumble! Fumble now! Fumble now! E quindi non c'è bisogno che giochiamo questa giocata, lo sappiamo già come va a finire tutto. Grazie, è stato bello, questa è la partita più breve di Fumble. Della storia del mondo. Grazie Andrea per essere venuto. Grazie a voi. Te l'abbiamo chiesto apposta. Tanto ci metterà tanto a tornare a casa. Più di me, di certo. Più di me, di certo. Siamo partiti in ritardo, ma perché Facebook è una brutta bestia. Sì. È una brutta bestia. È brutta, anzi, e diventa cattivo. Esatto. Ho avuto anche tempo di pensare a tutte le stronzate, quindi potevo. Bene. Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, dove potete fare diverse cose per darci una mano, tra cui darci i vostri soldi, tra parentesi bastardi, ovviamente. Non voi, i soldi. No, certo, assolutamente, i soldi. Che non hanno padre, quindi ce li potete dare. Esatto, madre ignota, padre incerto, quelle cose così. Madre ignota nei fantasy. Nei fantasy. Potete darci i vostri soldi andando su qwerty.it/associati, diventando soci di Qwerty, che è un'associazione che produce diversi podcast, tra cui anche Senza Rossetto, che è partito settimana scorsa. Domani mattina esce una nuova puntata. Potete altrimenti fare una donazione o a Qwerty o a Fumble GDR, a seconda di dove vi trovate, con il codice Fumble Now. Sì, fare la donazione con il codice Fumble Now non vi dà nessun vantaggio, no, però potete farlo. Vi dà un vantaggio perché riuscirete a guardarvi allo specchio. Lo scrivete nella causale del bonifico in banca. Fumble Now. Ricordiamo che in un certo agriturismo di una certa regione che sta a oriente della Lombardia viene accettato. C'è uno che accetta il codice Fumble Now. Quindi l'agriturismo ai bagolari. I bagolari, Andrea Simeoni è buonissimo. Non Andrea Simeoni. Andrea Simeoni è una persona orribile. Ma non lo trovate bene. Più perché esatto. Era buonissimo. L'altra cosa che potete fare è andare su fumblegdr.it e lì usare nella sezione shop il codice Fumble Now per comprare il manuale di Urban Heroes o i manuali di Urban Heroes. Altrimenti potete comprare un qualunque gadget della nostra collezione senza usare il codice Fumble Now, o potete usarlo, ma tanto non cambierà nulla. Esatto. Voi usatelo lo stesso, che non si sa, ma anche dal benzinaio andate a pagare, sono 10 euro Fumble Now. Ti in faccia Fumble Now, magari si magari è un fan. Esatto. Chi o lo sa, o magari si spaventa, può essere anche quello. L'ultima cosa che potete fare, se non... Scusate, qui c'è una cosa tipo X-Files o la decima dimensione. Scusa, questa è la mia scrittura su questa scheda. Sì. Ok. Ma c'è scritto Clotos. Sì. Ma lui non si ricorda di aver mai giocato da quando ha cambiato nome. Noi non abbiamo giocato da quando è cambiato sì, nome. Sì, sì, come? Quando lui ha fatto le... Quando ha aggiunto le... L'ha fatto le... Quando ha aggiunto gli inizi abbiamo fatto la partita. Era già cambiato sì, nome. Sì, era già Clotos, te lo dico io. Qua c'è qualcosa di sospettoso. Eccolo qua. Come l'ascensore di Claudio che ci mette un secondo in più per arrivare. Io l'ho fatta quel giorno lì perché la prima volta... Appunto, è strano se sì, state ignorando. Secondo me qui c'è qualche mente superiore. No, è che tu sei... Allora, qui c'è qualche mente
mente superiore è una cazzata, sì, lo sai benissimo. Sì, sì, esatto. È ovvio che non c'è nessuna mente superiore. No, no, che gioca con le nostre con ma il nostro è una cervello. Sicurezza che ci sono delle menti inferiori. Tipo un Loki, un Mirlato Tep. No, è solo che sei tu rincoglionito. Ma comunque, tornando a quello che stavamo dicendo, aiuto, di importante. Cioè, sì. Se non avete modo o tempo di donarci i vostri soldi, potete vale. Comunque fare del bene a Fumble andando a lasciare dei commenti, andando a condividere il post del video della puntata delle recensioni su iTunes e lasciando le recensioni su iTunes in modo che altra gente ci possa trovare. Esatto. Una cosa che preme a me tanto, che non, magari a voi non frega un cazzo, però in effetti se riusciamo a spargere il verbo della pagina Facebook raggiungiamo sempre più persone quando riusciamo a fare la diretta su Facebook, cosa che è sempre anche più perché ormai grazie a qualcuno che ha fatto come al solito, che viene e mette like sulla pagina Facebook, non abbiamo più 666 like. Adesso sono di più. Cazzo, eh sì, per forza no, l'obiettivo e adesso la gente va a togliere il like per tornare a 666. Mission accomplished. Dobbiamo arrivare a 69 adesso. Giusto, esatto. Che comunque dobbiamo arrivare a scrivere metallo in binario in lit e addio. Anche in lit è già difficile, ma in beh, però puoi però puoi scriverlo associando una lettera a un numero in da qualche parte nel pi greco, c'è certo. In binario è un numero molto grosso. È il numero che dobbiamo arrivare, che dobbiamo arrivare. Io sono preoccupato. Come e anche voi portate i vostri amici sul giusto binario. Io non credo che parte dei nostri ascoltatori abbia capito, cioè proprio che è giovedì e si sente. Sì, no, che sono 48 gradi. Nessuno di noi ha le scarpe e si sente da noi. Non solo e domani si lavora. Vabbè, ma oggi no. Oggi e nel frattempo, no. Oggi si gioca. Oggi andiamo a uccidere gente. Spero che ci siano tanti combattimenti. L'ultima volta siete usciti dalla Rocca dello Sparviero. Un po' straniti. Che era estremamente risistemata. C'erano dei teli sui mobili, come facevano i nobili per evitare che prendessero polvere le cose. Durante la stagione in cui non si trovano nella villa. Siete usciti dalla rocca, avete notato che l'altopiano non è più spaccato a metà da un terremoto, anzi è perfettamente integro. E c'è anche un centro abitato, se non mi sbaglio. C'è un centro abitato ai piedi del qui sono ritornati nella loro e eravamo io, Broxnar e Al. Non è vero? Io mi ero segnato da qualche parte che avevo rubato qualcosa, strano, ma non mi ricordo. Che lui ha tentato un furto con scasso all'interno della grande villa. Qual è la roba che posso portare via dalla casa? Esatto. Ha un televisore 40 pollici. È abbandonata legalmente, non frega nessuno. Uno stereo. No, non è che è abbandonata, è semplicemente che i proprietari non sono lì. Aspetta, ma la cosa più bella di vacanza perché Clotes, la differenza. La cosa più bella del personaggio, la cosa più bella del personaggio di Roberto di questa stagione è che è un burocrata incompetente convinto di essere un burocrata competente, quindi lui utilizza scuse legali non valide per legittimare i furti, anche perché lui come background ha nobile carta storia, non sa assolutamente nulla, chiamasi fede di legge, è bellissimo, cioè è una cosa che mi piace veramente tanto. Quindi, chi usa la religione, chi inventa regole, Broxner più o meno simile al vero. Io andrei in quella città lì, chiederei innanzitutto che anno è. Dopodiché possiamo cominciare a sfoltire, perché sono evidentemente troppi, la maggior parte saranno peccatori, te lo dico. Quindi devono arrivare a essere una trentina al massimo. Magari siamo appena tornati da un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, cosa che pochi mortali probabilmente hanno fatto ancora vivi, e la prima cosa che pensi tu è andiamo a punire gente in un villaggio. Se fossi un appassionato, se fossi una buona forchetta, la prima cosa che penseresti sarebbe voglio mangiare un buon pasto. Io invece penso epurare, perché è la mia passione, diciamo. Abbiamo delle cose più importanti da fare, abbiamo completato la missione, dobbiamo tornare all'accademia. Adesso curare no, o tizio. Depurare? Addio! Oh, amico mio. Stai attento, ho ucciso già della gente con queste punte. Ok, lo ha fatto out of game. Cioè, ormai, mi volete in game? No, sei lì, te la sei giocata. Stai molto attento perché sono un killer. Per il crociato mi hai fatto prendere un colpo. No, non ti ho colpito al crociato. Mi hai fatto prendere un colpo. Dove sei sparito? Tuo tempismo è davvero ottimo. Tu arriva quando non serve più niente. Un po' come Broxnar all'arena. Perché c'era? Appunto. Ah! E quindi? Sta roba Broxnar. E quindi lui prende pallate in faccia e sviene. Ecco che cosa. Beh, almeno c'ero. Ma non è il suo ruolo. Però ha assassinato cruentemente con uno scudo un poveraccio. Mi ha reso veramente molto fiero. Di grande soddisfazione. Era lui usa spuntoni. Un mostro corrotto dal Taruk. Era ingegnere di Nano. Dal Taruk. Dal Taruk. Presente, è come andare in giro, Taruk, prendere già bambino e tirare il colpo di scudo con un spuntoni. Un drago l'aveva prodotto, tu puoi capire. Fitz, mi sei mancato.
Però mi sei mancato soprattutto quando ci facevamo gli prendere la schiaffina al drago. Gli metto noi tre. Noi due più William. Will. È qua William. Com'è qua? Non sei qua. Ma come? No. Che cazzo ci fai qua? No, ok, no. Scusate, no, pensavo ci fosse. E William, ok, no, mi sono confuso. Alle allucinazioni, povero. Il viaggio nel tempo da ti scombussola. Ti capisco. Appunto, ma cos'è sta storia? Sai controllarlo? Poi sparisci di nuovo, fai qualcosa. Ma io lo controllo benissimo, è che a volte c'è un impulso, un desiderio. Guarda che sono gli stupratori che parlano così, è tappendo. Io non stupro il tempo. È consensuale. Esatto. Sono suo compagno. D'accordo. Da tempo. Beh, dai tempo al tempo. Darà un po' tutto quello che deve dare, se è consensuale. Beh, ma visto che noi non possiamo fare queste cose, a posto, cosa ci fai qui? Perché sei tornato? Sono amico vostro, no? Dobbiamo tornare all'Accademia, certificare le missioni, adesso verificare, vediamo. Girare. Oh, vedi che torni sempre nei momenti importanti? Ecco, tu uccidi porta di Accademia, così io non vedo più Elfo Canterino, finalmente torna a mia unità e non potrei più prendere ordini da lui. No, tu sei un combattente fantastico, devi rimanere all'Accademia, sei brutto. Ma io parte di Accademia, ma non parte di tua Accademia. Io ho visto della bellezza nel tuo modo di combattere, sarai brutto come la morte, sei probabilmente l'orco più brutto che io abbia mai visto in vita mia. E quelli delle bambole di pezza già sono brutti di loro, storicamente. Però c'è della bellezza nel tuo combattimento. Te lo dice uno che c'ha il naso a portata, il suo problema non è la bellezza, è l'igiene personale. Che fa parte, ma a parte... Parlato quello... di halfling, noto loro fare bagno dentro camelie, no? Sì. No, però almeno noi il perizoma non teniamo sullo stesso di quando ci ha cambiato la balia. Io mai avuto, guarda! Ecco! Pensavo fosse muschio. E comunque, Tain... è praticamente un altro halfling. No! Beh, dai, bene o male le dimensioni sono... Io quelle. Inizio a scrivere, chissà se l'effetto del viaggio temporale sia paragonabile a alcune droghe che ho provato nella corte degli elfi. Perché il senso è questo, Tain che fa battute... Ma sono di buon umore. Appunto, potrebbe essere qualcosa. Lui è vero, sono di buon umore, mi starò ammalando. No, tu felice perché adesso non gli arriva in picca. Giusto, hai ragione. Ecco vedici, queste sono le cose importanti, ci stavamo dimenticando. Su, dai, ci sono dei peccatori lì davanti. Delle case. Andiamo, ma e se arrivi lì e non c'è nessun peccatore? Ci sarà nani, quindi pensa io. E non poi... c'è nessun nano? E proseguiamo. Senza peccatori, senza nani, non mondo. Vedi un'ombra, un'ombra di paranoia che mi vela gli occhi. Scusa, andiamo a controllare. Finale? Cosa? Non è quello lo scopo finale? Eliminare tutti i peccatori? Ma finale, ti pare la fine questa. Andiamo. Prima o poi arriverà. Beh, veramente più o meno. Quando arriverà ci penserò, ma adesso non... Ah. Mi vedi un po' che laggo, tipo... sta incricchiando, non ho mai pensato. Perché come ogni fondamentalista religioso, quando arriva... Quando, esattamente. Cazzo, ho vinto veramente? E mo? Tu non preoccupa. Tu non preoccupa, perché se no ti porta dietro tempo lui, trovi tanti peccatori di nuovo, tu ricomincia. Ma anche no, hai ragione, infiniti mondi. Ma infiniti. I nani, se tu li ammazzassi quasi tutti, poi li faresti riprodurre per avere altri nani, oppure cercheresti di sterminare tutti? No, io stermino di nani, ma io non lagga come lui se stermino nani, io felice. Che no, parola passa, strana che passa lui usa. Lui usa. Ma tu non sai l'elfico, te l'hai sparato a caso. Io ho sentito dire voi. Lui impara velocemente, si vede, come tu hai imparato ad assassinare cruentemente le persone con gli spuntoni. Impariamo gli uni dagli altri. Nemici, certo. Ma beh, dai. Non vorrei sembrarvi, Se, Dio del tempo, non ci puoi che tempo siamo? Questo che tempo è? Il nostro tempo, perché è diverso da come era prima. Aspetta che controllo. Siamo sul tempo giusto. Siete nell'anno giusto. Nell'anno giusto. Ma in un tempo diverso. Perché non ci riporti al momento esatto in cui siamo partiti? Cioè, 10 secondi dopo. Sono mica un servizio carrozze espresso. Non hai fatto niente fino adesso. Ma tu non eri dalla paranoia del paradosso. Adesso che beh, no, finito. Difatti, a 10 secondi dopo che siamo tornati. Che siamo partiti, scusa. Ma noi magari solo che noi cambiato passato, quindi adesso futuro in 10 secondi non può più essere di giusto. Nuovo futuro. Siamo nell'anno. Che cazzo ha detto? Non ha detto qualcosa. Ha detto una cosa di incredibilmente in tutti i sensi intelligente. Cioè qualcosa che io faccio battute, lui è diventato una specie di incredibilmente teologo. Controllo. Se è tipo il Taruk che ha cambiato forma. Voglio vedere se c'è un'illusione o qualcosa sopra. Vai, fai una prova di saggezza. Più erboristeria. Beh, ha fatto 12 dadi. 20. No, è lui.
tocchiccio anche un po' col dito e lo guardo un po' sospetto, però fai avanti. Dai, questo è di motivo per cui voi quando combatte contro orchi perde guerre, perché toccano. No. Beh, aspetta, però. Perché loro passa, perché loro passa di tempo a verificare mentre noi spacca in due con Asha. Ah, già, difatti mi sembra che questo mondo sia dominato dagli orchi. Certo. Adesso quando arriva al centro abitato, vede. Tra l'altro c'è il cartello che immagina adesso il centro abitato che si chiama Dolvcroft. Ok. Come se, cioè, posso sapere se qua c'era un qualcosa del genere? No, non certo ci siete non passati. L'ultima volta siete passati da qua e non c'era. Famosa per il pesce salato. L'ultima volta che siete passati non da esisteva questa il posto. Strada non esisteva il posto. Ah, ok, proprio là non esisteva. Cioè, prima c'era soltanto il declivio della collina. Adesso quindi io sono lì che sto sfogliando mappe. No, guarda che mi sa Volcroft. Allora, stavano seguendo quello stronzo lì che ci stava accompagnando. Quindi eri distratto perché stavo parlando. Ma non c'era proprio sto posto. Prima qui c'era solo anche campi, qui mi risulta che diceva mio nonno, non ci fosse prima che lo indicassi. Quindi abbiamo cambiato un sacco di roba. Pensavo solo dei teli in una casa. Ma forse non è avvenuta la guerra, per quello che tutto qua non è spaccato e non c'è. Cioè, forse veramente abbiamo salvato tutto la cataclisma. Però se non c'è. Niente, non voglio. Poi parla. Vado in giro ad assaggiare le rocce, le cortecce per capire. Hai presente quel sei scemo mangi sassi? Cosa vuol dire vado in giro ad assaggiare le rocce? Ecco, assaggio il sapore temporale delle cose. Vuole rispondere alla famosa annosa domanda: sei scemo mangi sassi? Io mangi sassi. No, in realtà ha fatto una cosa bene. Mi piace, ti stai facendo il sommelier del tempo. Sulle cose che durano più tempo per poter avere un carbonio 14. Un carbonio 14 per capire esattamente, visto che l'anno che è dall'aria è caduto, sento, però dal rispetto a quando siamo partiti, siamo prima o dopo? Siete esattamente nello stesso momento anno. E quindi non nello stesso anno. No, l'anno sì, e io ho detto infatti ho chiesto un momento. Nel momento il sole è alto nel cielo come quando siamo partiti, sì. se mi ricordo. Ok, non ho sbagliato. Mi chiedo perché Arcimago! Mi chiedo perché tu per verificarlo stia sboccongellando un coprolite. Lascia stare. Arcimago! Abbiamo pepita di cacca di animale secca. Abbiamo completato la missione, Arcimago. Siamo tornati trionfanti. Non ti risponde nessuno, però siete quasi arrivati a coperti di ferite. Ma dove? Abbiamo salvato gente del passato. Abbiamo salvato il passato. Il passato è passato. E quando il futuro sarà adesso? Presto! Presto! Andiamo in città, nella cittadina. Questa città non c'era, cioè praticamente è nostra figlia. Infatti adesso vedi come la rimette. Allora io ovviamente considera una, come si dice, prove come se piovesse per vedere, non so, per le prove, lanciamo dei dadi a caso. No, io voglio cioè, io voglio un colpevole da qualche parte adesso, cioè sarà, devi tirare se te lo vuoi trovare. Ci sarà microcriminalità. Tiro finché non trovo un colpevole. Esatto, cioè io tiro finché non faccio un successo o fumble. Ma no, aspetta, io appena se tu fai qualche prova, perché appena ti allontani inizia a girare troppo, io voglio intervenire. Sì, ma lo faccio senza neanche nascondermi troppo, quindi mi becchi subito. Quindi è bellissimo. E non vi sembra di vedere da nessuna parte nessuna affiliazione a nessuna icona. Che strano. Prima eravate, quando siete arrivati qua, prima di partire, eravate nel territorio dell'imperatore. Sì, esatto. C'è gente c'erano in giro. Guardie... Sì, ci sono persone, tranquilli. Io faccio l'occhiolino a qualcuno mentre passo, indicando tipo le case e... dicendo a bassa voce, questo è il merito mio. Comunque prima c'erano stemmi dell'imperatore, tu sai che dove stavate prima c'erano gli stemmi della regina degli elfi. Comunque eravamo in quella zona. Nel villaggetto mio c'erano i simboli del crociato. Invece vi pare che non ci sia assolutamente nulla. L'unico edificio che vi pare di un certo rilievo è probabilmente la casa del sindaco, il municipio, qualcosa del genere, perché sta al centro del villaggio. Vicino a una taverna? No, sta esattamente al centro del villaggio. Okay. E è uno dei pochi edifici a tre piani. Okay. Sembra anche abbastanza costoso come tipo di architettura. Tre piani, praticamente un piano a testa abbiamo fatto noi qua. Sì. Una casa su tre, una persona su tre qui è viva. Magari qualcuno potrebbe essere vivo da qualche altra parte, però...
Ma aspetta a cantare vittoria, che poi magari scopri che è una dittatura orrenda popolata da persone. Vabbè, fatti loro anche un po', eh. Oh! E sorridi di qua. No, e devi lasciarli liberi una volta che crescono. Giusto, hai ragione, hai ragione. Noi dobbiamo tornare a casa e fare cose importanti. Beh, però taverna. Taverna? Non ci parliamo col sindaco. Io farei una bella birra fredda, qualcosa da mangiare, e così almeno dopo a mente lucida andiamo a parlare e facciamo mente locale su cosa sta succedendo, la storia. Mi pare sensato. Birra fredda. Però sarebbe... Sì, taverna. No, poi ne parliamo in taverna. Sì. Perché dobbiamo farci le domande, non è che possiamo andare lì e dire ehi, cos'è successo negli ultimi 300 anni? Beh, no, sì, posso chiederlo. Sì, beh, no, non puoi. Andiamo in taverna. Andiamo a cercare una taverna. Andate, non è molto difficile trovare la taverna perché essendo un paese piccolo... La gente mormora. No, è abbastanza evidente più che altro. Si chiama la birra chiara. Ottimo. Perfetto. Se non c'è nulla di particolare, proprio entriamo, ci vediamo qualcosa da bere. Io entro per rompere il cazzo e dico, voglio una stout. Mi siedo. Allora, no, quindi... vi sedete all'interno, vedete che non c'è molta gente perché c'è il... Che sono le 11 di mattina. I vecchi col bianco e basta. Esatto. Il soffio del bianco. No, mi sembra che ci sia una persona vestita abbastanza bene seduta a uno dei tavoli in un angolo che si sta facendo i fatti suoi. E a parte questa persona non vedete nessuno, il taverniere ovviamente, e basta. Io comunque mi guardo in giro per capire, cioè individuare comunque, cosa ne so, affiliazioni, vessilli, simboli araldici, cioè tutto quello che può suggerirmi un'affiliazione a quello che io conosco del mio mondo, cioè... Non c'è assolutamente nulla. Bene. Non ci sono nemmeno gli stemmi del villaggio, che comunque... Può capitare, ah no, ecco, neanche gli stemmi è difficile. Almeno lo stemma del villaggio l'avete sempre trovato. Ancora quelle monete giganti? Guarda se ti sono rimaste. Tante. Ah, ce le hai ancora? Sì. Quanto varrate le nostre, una di quelle? Tante. Diverse. Oste? Oste. Oh, dei viaggiatori. Buongiorno. Benvenuti a Dolcroft. Prego, prego, sedetevi. Quattro birre. E qualcosa da mangiare è rimasto da colazione? Beh, certamente, sì, abbiamo del portate pane, quello che avete. Delle uova. Un po' di tutto. Sedetevi, arrivo subito, non fa... devo trovare due foderi. Non faccio niente. Okay. Esco e velocemente vado dal primo cazzo d'armaiolo che trovo, ma anche un... e gli dico, bisogno di due foderi. Perché non posso andare in giro con le spade in mano. Ah! Giudica! Cioè, le spade le puoi mettere raccogliere. In culo. Dove? Tu, non c'è bisogno del fodero. Sì... Però non hai mai giocato a World of Warcraft? Aspetta, no, sì, posso mettere. No, ma è vero che si mettono anche la cintura. Il fatto che non voglio che queste qui facciano il cazzo loro, cioè sono. Perché il fodero sicuramente. Sono come gli uccellini, se gli chiudi okay. Se gli spegni la luce, dormono. Non vedono niente. Fico. Brox, quindi. Secondo. Tu che sei abbastanza sveglio, so che non ti piace parlare, ma. Io da basso alzo un sopracciglio, Tiz, anche tu. Cosa ci conviene chiedere per avere più informazioni possibili? Ah, sono un abitué, guarda. È facile. Ah, oste? Beh, magari poi al sito dobbiamo pensare. Siamo in viaggio da molto. Per boschi e vie impervie. Potrebbe darci certezza, com'è che parlano le persone per... del luogo ove ci troviamo, a parte il nome della città, in che regno? Tra boschi sa non sono indicati i confini. Beh, dovete venire veramente da un posto bizzarro se fate questa domanda. La brutta tempesta, le cavallette. Regno è una parola che non sentiamo da parecchio tempo. Aia. Ok, quindi siete sotto il dominio dell'Accademia? Dominio non è il termine corretto. Beh, da dove è arrivato? Sotto la giusta mano. Vedo che siete particolarmente variegati. Arrivate da molto oltre l'oceano. Il nostro amico è un grande stregone. Però da oltre l'oceano, oltre. Il suo uno dei, non so se siete familiari con la magia. Beh, io personalmente no. Uno spostamento andato male ci ha portato qui in zona e non sappiamo per niente dove siamo. Eppure parlate molto bene la nostra lingua. Perché siamo anche esperti. La nostra lingua. Ancora o più forse strano. È sempre la tua magia. È sempre magia. Ah, interessante questa magia di cui parlate. È magia potente.
Beh, poter comunicare è sempre una cosa molto potente. Infatti, per rispondere alle vostre domande, non è un regno questo. Ed è una libera repubblica. Un supporto logistico e militare alla repubblica. Quindi fa parte del... è parte integrante di questa... Oh, si potrebbe dire di sì. Non dovevo viaggiare resuscita. Anche tra i piani, ho sbagliato. Adesso arrivano i Jedi. Quindi vuoi dire che le persone gestiscono il potere in maniera diretta? No, c'era una cosa che hanno provato. Abbiamo provato noi a farla quando eravamo ragazzini. Non ha funzionato assolutamente. Praticamente tu scegli delle persone. Uh-huh. Perché è difficile che funzioni. Scegli delle persone che prendono, tipo, si mette un biglietto dentro, di solito era dei cappelli oppure degli altri, delle giare, e chi prende più voti viene eletto, e vada, questo che viene eletto poi insieme prendono le decisioni, fanno una specie tipo di concilio dei saggi, però eletto. Ma non ha senso, in una tirannide una persona decide e tutti gli altri obbediscono. Questa è una tirannide, questa è una repubblica. Ma non ha senso. Repubblica. Per mettere due B così in noi mezzo, di torna a riattaccare la testa di drago. Non credo si possa. No, ma va voi bene. Avete di orchi? Beh, non qui, ma ci sono alcune tribù di orchi che vivono nella nostra repubblica. Nani? E loro per partecipare a questa di cosa? Sì, anche loro hanno i loro rappresentanti. Ma se avete delle domande... Ah, addirittura razze così in giro, potreste... non solo di un posto? Potreste fare le domande al nostro sindaco. Sì, quello che volevamo fare, però è talmente tanta la differenza che ci ha quasi scioccato. Beh, la birra è buona? La birra è buona. Beh, almeno questo. Io lo guardo e faccio. Però la birra è buona. Beh, sì, abbiamo le migliori birre naniche. Di chi? No! Birra? No! Io non beve quella piscia. Ma è buona. Beve tu quella piscia. Ce lo spruzzo. Sì. In quel momento tu ti ricordi di aver già sentito queste voci, anche perché non è passato troppo tempo dall'ultima volta che le hai sentite. Anche di me cosa è successo esattamente? Cioè io ero in questo mondo qua. Tu eri in questo mondo, hai capito che la Grigia Accademia sarebbe stato un ottimo modo per riuscire a mantenere le tue attività alchemiche e quelle meno da portare avanti alla luce del sole. Ti sei unito alla Grigia Accademia e ti sei fatto mandare in un posto abbastanza tranquillo dove fosse facile recuperare gli ingredienti che ti potevano servire, facendo piccole missioni per l'Accademia. Sono passati ormai un paio d'anni e gli abitanti del posto ti hanno eletto loro sindaco. Va bene. Beh, di solito i ladri in posizione di potere sono molto adeguati. In Repubblica, cosa normale? Mi vedete entrare dentro all'interno della taverna, solo che sono molto diverso rispetto a come mi ricordavo. Barbone. Ho dei baffi lunghi in questo momento che mi sono fatto crescere, ho un cappello in testa abbastanza buffo e sono vestito tutto elegante con gli stivali, un gilerino, la camicia bianca che spunta e i pantaloni aderenti. Io ho un bastone. Io mi volto, ti squadro dalla testa ai piedi. Che ti ha fatto questo mondo? Che ti ha fatto? Chi? Dai! Che ci fa? No, forse non è... Lui è una versione di quel... Se Becco mi assomiglia a qualcuno... Un pronipote di... Come si chiama? William. Salve! Salve. Buongiorno. Cazzo, è uguale! A parte i baffi, secondo me li stanno malissimo. Posso? Chi è? Faccio per... Sì, per voi siete... Io sono il sindaco. Ah, ok. Salve. Guarda il caso vuole. Williamson. C'è anche l'originalità. Salve, sindaco Williamson. Non mi preoccupate se la... Una birra, un uomo? Non certo. Mi preoccupate la solita, se grande. Lui ha degli stemmi addosso. Doppio malto. Tu hai addosso dei simboli che ti fanno riconoscere come membro dell'Accademia? Puoi dirmi di sì o di no. Io provo a dargli un colpo... rapido, facendo finta tipo di essere inciampato qualcosa per vedere come reagisce. Se si scansa? Sì. Però non finta, tipo, inciampo. Oh, scusa, come per rovesciargli qualcosa addosso. Io cerco di far finta di nulla, proprio, come se fosse un'altra persona. Rovesci addosso la birra. Ma questo è indicibile. Prendo uno coso, lo pulisco. Ma come mi permettete? Vabbè, è scivolato, su, è un collega, peraltro.
Un collega? Sì, è un collega. Tu non c'entri. Facciamo parte anche noi dell'accademia. Ah. Ah no, che io c'entravo in questo. C'entravamo proprio noi, scusate per la macchia. Beh, quello che sto... No. Cosa ci porta qui? Un viaggio! È uguale. Incantamenti molto potenti. Abbiamo parlato probabilmente con un tuo parente a Rallontana, tempo fa. Che non ha creduto alla nostra storia. Quindi avevate un parente gladiatore che ha combattuto in un'arena? Non so, l'ha scritto nel testamento. Will? È pazzo, bene. Esatto. Ci siete cascati? Sono io, sono William. Sei tu? Sei tu, Will? Sono passati 2 anni. Mi tocco un tanto. 2 anni? Ma quindi siamo andati nel passato di pochissimo. Ma no, è lui che è entrato nel nostro futuro, ma nel nostro passato. 2 anni? Porta un po' di ghiaccio, bro. No, porta via lui! Quindi, come cambiano le cose. Quindi adesso ci credi. Quindi adesso credi alla nostra storia, ci no? Ci credo, sono uno di voi, non vedi? Bene. Al allora, contrario, spiegami, però. Ignorando completamente lo che dire, spiegami adesso come possiamo appendere queste persone per i lui è andato al contrario. Onorare le gioie di una tirannide fatta come si deve. Lui non questa può aver creato un paradosso, però. Vedi? Ma ci vuole un po' di tempo per cambiare le cose. Sempre però non si sta male qua, comunque. Io do al locandiere le mie 5 monete d'argento. No. Gliele metto in ospite, mano. Siete mio ospite. No, meglio che lui le va, perché lui non ascolta. Fida, se no guai. Ma lui una cosa. Potrei ascoltare... Neanche una se cosa, volessi, sei tu vai qui con i cani degli occhi. Leva di scatole. No. Come sei riuscita ad arrivare qui? Cioè, non lo so. Sì, sempre qui si dice. Non so esattamente che cosa è successo. So che sono una entrato porta. In un portale. Mi sono cani ritrovato in un altro mondo. E aspetta, poi... te lo dico io un attimo. Mi bagno il dito con la, con la lingua. Ce lo passo sulla pelle. Me lo rilecco. E i cani di oggi. Sa ancora di portale. Dopo sì. 2 anni sa ancora. Ti di rimane portale. Addosso un po' a lungo. Ma perché questi cani? Ma spero per te che tu non avessi famiglia. Ma mai questi cani degli orchi sono così potenti? Me lo dovete spiegare questa cosa. Non sono potenti, hanno dei poteri molto specifici. Beh, come Fitz è molto potente. Beh, io sì, sono un dio. Appunto, mi chiedo come mai i cani degli orchi siano così potenti. Perché non li avete mai usati per sconfiggere i vostri comunque, nemici. Comunque, quelli cani di orchi che parlano, i cani di orchi che non parla. Cani di orchi che non parla, insegue nani, morde chiappe nani e poi porta orco che orco squarta. Non ci si capisce un cazzo, però. Comunque, nonostante sì. È passato molto tempo. Sì. Un sacco di ragazzi. Non mi dimentico quali erano i nostri accordi. Io ero al vostro servizio. Ma sì! No, ci sono gli interessi in teoria, Dane. Eh? 320 anni di interessi? Adesso è un collega. Ah, giusto, mi sa che... No. Sì. Beh, secondo me qualcosa possiamo fare, poi ci organizziamo. Beh, raccontatemi. L'Accademia forse ti dà un sacco di soldi. Ah, scusate un attimo. Peraltro, non ci sono 300 anni di interessi perché il tempo relativo per lui sono stati 2 anni. No, non conta il relativo. No, hai ragione. No, non conta il relativo. Tecnicamente parlando, lui essendo tornato indietro 2 anni precedenti alla nostra partenza, il tempo di lavoro è paritario a 0 rispetto a noi perché lui era già nostro socio dell'Accademia e quindi non ha possibilità di pagamento. Alla fine è vero perché noi l'abbiamo pagato. Hai ragione. Noi l'abbiamo pagato per fare delle cose in questi 320 anni. Non è importante, fatte, era solo una battuta. Parliamo di quello che è successo in mia assenza. Parla. No, beh, sei tu che sei il sindaco, dici voi tu. Avete meno da raccontarmi, no? Ma tu sei meglio la storia. No, è vero. Il drago è morto. L'abbiamo preso a schiaffi, poi siamo tornati qua. Molto semplice. E l'abbiamo ripreso a schiaffi. No, l'hanno riportato loro indietro. Diciamo che abbiamo vinto la battaglia contro Taruk e l'ultima volta che abbiamo visto l'imperatore era vivo e stava andando a salvare la città dai golem incazzosi. C'ha anche 2 palle così. Le 2 palle imperiali aveva. Tu invece? Beh, chi lo sa? Che non ci resta che fare. Non vi resta che fare il rapporto della missione a questo punto. No, prima dobbiamo farti un po' di domande. Che cosa. Come cazzo è combinato? Cos'è successo? Cos'è cambiato? No. Ah, no, giusto, cos'è cambiato? No, cos'è cambiato? Raccontaci la storia di questo posto. Dici un po' cosa hai visto, cosa hai imparato. Quello che vi racconta è che poco dopo l'incidente al palazzo imperiale con i nani, i golem, i 3 che si sono infilati in mezzo, forse c'era di mezzo anche l'arcimago, nessuno l'ha mai capito, le icone hanno deciso di abbandonare i regni e l'impero a loro stessi nella speranza di evitare di imporre una distruzione sconsiderata da parte loro, che essendo ormai andati troppo oltre
quello che un normale essere umano potrebbe comprendere. Il crociato non può sono essere. Sono andati elfi, bitch! Il crociato non può essere hanno fatto così debole. Hanno fatto il mic drop alla elfi di Tolkien. Sì. Hanno preferito abbandonare di comune accordo il mondo di Balrog e recarsi in un territorio completamente neutrale dove sarebbero stati solo loro 13 il Molise. E dove si sarebbero irraggiungibile se non con navi nelle solo esatto. Alcune leggende narrano di qualcosa che c'era anche loro hanno fatto fatica ad arrivarci pensate sì. Dove avrebbero potuto averlo. Decidere chi sarebbe stato il più forte tra di loro e che avrebbe guadagnato il diritto di tornare indietro. No, che non hanno fatto come gli altri, sono andati a fare una Royal Rumble. Esatto. E oh, bella, grande idea. Bravi, loro finalmente capito. Si solida un po' però, eh. E chissà che botte, noi perde tutto questo di spettacolo? Questa hai ragione. Beh, non credo che tu possa vedere molto se si picchiano quelli. Beh, io volevo andare a vedere Orc Lord che prende calcio in culo Dwarf King. O forse è detta così, sembra una battle royale davvero. O forse Orc Lord versus Dwarf King fight. O forse questa potrebbe essere una nuova possibilità per noi, un segno. Sì, è vero. Quanto è potente la catena? Forse ciò che può sembrarci negativo all'apparenza potrebbe essere non è negativo, una grande opportunità. Ci sono un sacco di lavoro da fare. Attenzione. Sì. Io spero che l'arcimago prima di andarsene abbia lasciato qualcuno a cui fare rapporto, perché altrimenti esiste un la grigia accademia qua è stata fondata dopo che le icone se ne erano andate. Scheisen. Sì, ma magari l'arcimago ha detto oh, prima che me ne vado tu quando in futuro ci sarà l'accademia arriverà Alphonse. Quanto credito hai nella grigia accademia? Cioè si fidano di te, hai una buona stato di servizio? Beh, mi è stata affidata, mi sono state affidate delle terre da gestire. Vabbè, sì, ma no? Questo lo penso quasi l'accademia è bello, cioè rimane volevo dire no, sicuramente vuol dire che sei stato no, quello che sto dicendo è se noi arriviamo lì e gli diciamo la fregnaccia che abbiamo raccontato a te quando non ci hai creduto, se lo facciamo con te di fianco verosimilmente ci arrestano tutti quanti, ma no, si fideranno compreso di più, lui, ma no, lo conoscono come una persona che è affidabile. Sì, ma se a te arrivasse qualcuno, prova a metterti nei tuoi panni. Sì. Arrivasse qualcuno, scusa, nei panni degli altri, perché nei tuoi ci sei già. Ah, certo. Se arrivasse qualcuno e ti raccontasse la storia che abbiamo passato noi, anche con uno di fianco che dice... Domanda, che ci... Sì, sì, è vero. Ma lo farei giudicare da Chris Grimm e qualora fosse colpevole lo torturerei. Tempo, beh, forse è meglio, forse hai ragione. Però... Sì. Voi fate anche parte di questo tempo. Sì... Boh, forse qualcuno all'interno del consiglio dell'accademia è a conoscenza di questa vostra missione. Beh, a parte che, scusate, io ho una prova. Ho una prova. Ma le icone se ne sono andate prima che l'accademia sia stata fondata, hai detto? Sì. Cosa ne sai di... E quindi nessuno ci ha mai dato la missione. Cosa ne sai di Trachis e sai se c'è qualcuno di nome o c'è stato qualcuno di nome Nicandro nella storia e soprattutto voglio sapere se c'è qualche Chrissy Grimm in giro, una Chrissy Grimm in giro. È esistito un Nicandro? Sì. Chris Grimm è dispersa, pare, okay. Perché è scomparsa a un certo punto, dopo poco prima che le icone decidessero di andarsene. E Trachis è una fiorente repubblica marinara mercantile. Oh mio Dio! Allora, questa cosa non la dico, però dico, ho una prova. Perché se arriviamo alla Grigia Accademia, Chris Grimm la possono riconoscere. Se non c'è nessuna Chris Grimm... Ma chi? Non è più la stessa gente che avevamo noi? Non mi interessa. Se c'è l'Accademia, ci saranno delle persone qualificate, ci saranno... Non le icone, però. Fa niente. Chris Grimm è un artefatto con una storia. A un certo punto della storia è sparito. Io arrivo con due Chris Grimm in mano. Le possono identificare come artefatto. Beh, unico, però io se posso permettermi, io suggerirei comunque molta cautela, voglio dire. Io non lo so, mi sembra una grandissima inculata. Persone che vengono allora, da un altro... A me tornare all'accademia non me ne frega niente. Quello che voglio fare è prendere queste persone e fargli capire che una persona deve comandare sono io. Cioè, Will, se l'accademia domanda. È stata fondata senza rigore, è possibile che... Tutte le persone non siano le stesse. Quindi tutti i favori, tutte le cose che... Ma chi se ne frega? Non ho più niente. Ma sì, hai che puoi tirare un sacco di schiaffi e gli spuntoni sullo scudo, puoi prenderti quello che vuoi. Per un attimo temevo che rispondessi ai noi. No, che figurati. Dimmi tutto. Domanda, tu hai di carta geografica con posizione di tribù di orchi? Beh, a grandi linee so in che territori stanno, precisamente. Esiste no, il clan Bambole di Pezza? Non no. Conosco i clan bene, ma non ho mai sentito. Andiamo all'accademia, io voglio vedere che Broxner. Cosa sta succedendo. Allora, andiamo all'accademia. Broxner, nuovo tempo, opportunità. Non esiste, lo fondi. Oh, quello d'accordo, io fonda, ma prima uccide nani.
Sì, ma non mica lo puoi fare da solo. Tu prendi, ti accoppi con le orchestre che ti piacciono e intanto uccidi i nani. Ti fai ah, ma no, così semplice. Tu per accoppiare con l'orchestra che non è di tuo clan, tu devi prima sterminare tutto clan. Perché gli altri, se no, diventa gelosi. Ma quanto sono regolamentati gli orchi? Per quello non hanno vinto un cazzo di guerre. Hanno più regole. Ma gli hai fatto tu da burocrate per fare queste regole? Allora. No! Magari se lui avesse fatto tempo di burocrate, voi finiti in Repubblica. E invece no, noi in Repubblica, perché fate bene regole. Questa è la differenza. È una cosa incredibile. C'è sempre da imparare sulle culture. Poi che spreco, in realtà. Andiamo all'Accademia. Ma non... Però Romeo e Giulietta così avrebbe avuto tutto un altro... sentore, no? Cosa è di Romeo e Giulietta? Cosa? Favolo stupido di Elfi? Una storia stracciapalle. Orcheo e Giulietta. Dove lui stermina tutto il clan. Orcheo e Giulielfa. Che schifo, non voglio pensare tutto neanche al momento di accoppiamento. Orcheo, Orcheo, perché sei tu Orcheo? Orcheo. Mentre strappa la testa al padre. Ah, ora tu sola, orca! Dove ora potete sposare? Lascia chiamata con un altro nome sempre le teste. Ma non era necessario fra gli elfi, ma io diverte! Se la barba non è di nano, sempre barba è. Voi capito bene? Bene. Allora, ma perché dobbiamo andare lì e far finta? Lì io prendo... No, andiamo lì, vediamo com'è, se no ce ne andiamo per i cazzi nostri. Studiamo la situazione, decidiamo con calma che cosa fare. Al massimo andiamo alla nostra villa. Non dobbiamo prenderci ciò che ci spetta di diritto. Questo mondo l'abbiamo salvato. Questo mondo è nostro. La villa è nostra. William, la guarda che l'abbiamo salvato noi. Tu sei entrato in un portale di minchia e ti sei trovato è vostro, va bene. Però io ho fatto la mia parte. Mi ero sbagliato sulla premonizione. Lui rischia di diventare imperatore. È un politico nato. Ah, sì, sì. Beh, no, ma comunque, chi se ne frega di chi è? Tanto poi comunque... Va bene, andiamo. Va bene, andiamo. Anche perché poi al massimo possiamo tornare alla nostra villa. Ma che poi dobbiamo prendere la nave. Togliere quei tri dai mobili. Sai quanto parliamo nelle 2 settimane che sono qua, cioè che ci vogliono in barca? A voglia, non hai un'idea. Quanto ci metteremo? In tutto 3 settimane. Una settimana per arrivare al porto e 2 settimane di nave. Quindi ci aspetta un lungo viaggio, vero? Nel viaggio io mi metto accanto ad ognuno e mi racconto i messaggi. Allora godetevi questo giorno di rilassamento. Sì. Io organizzo il viaggio, va bene? Dai, ci sta. Mi sembra un'ottima idea. Vado da Ale, dico, sono miei ospiti. Il dominio. Di cosa? Io non sto sentendo niente, sindaco, va bene così. Quello che dite voi. Ma come? Non ho più nessun contatto. Mi assicuro che... Se tu spifferi di stupidate, io torno e stacco tua testa. Cioè, non ho più nessun contatto, come faccio? Che palle. No. 500 monete d'oro. Ma... Scusa, Tain. Sì. Così. Tutte queste paranoie sulle icone, ci sono icone, non ci sono. A me non interessa. Appunto. No, o meglio, c'è un problema. Ti interessa. Quindi tutte le ballate che ho imparato non servono più a niente. No, ci sono ancora le icone, sono semplicemente in ritiro spirituale. Ma non penso che ascoltino. Allora, a questa cosa devo essere sincero, sto cercando di non pensarci, perché io ho lavorato per il crociato per tutta la mia vita, adesso il crociato... Sì, sai, fammi vedere. Accenditi. Sai come fai tu? Questa è un avance. No, sai come fai tu che alzi la spada e... Andiamo a cercare un colpevole. Non è che lo posso fare il potere di Grayskull, però se no... Devo ma illumina da solo, spacca un tavolo. No, mi serve un colpevole. Non è che posso illuminare così a cazzo di cane. Non sono mica allora la fai la... quella con le mani. Ah, giusto, quella si può fare. Proxner, per favore, gli tiro uno scalpellotto. Sicuro tu volere di scappellotto? Ma no! Io. Dai che ti curo però, io. Fatti un taglio che ti cura. Brossner si ferisce. Ok, dai che non è niente, coglione. Punto, questo è il mio modo di porre le mani. Funziona? Sì. Vedi la ferita richiudersi e rimarginarsi. Ma io non ho mai capito questa cosa. I tuoi poteri, Tain, arrivano dalla tua convinzione fin troppo cieca o dal crociato? Teoricamente arrivano per intercessione del crociato. Quindi teoricamente se lui fosse troppo occupato a picchiare l'arcimago. Ma una cosa importante, quando io sono riuscito a impugnare Chrissegrim, che ero l'unico bla 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 bla, una parte della chiesa del crociato si è divisa pensando che io fossi un nuovo messia. È per quello che il crociato mi tiene vicino, molto vicino, perché... Sì, ma in questo momento si sta picchiando con della gente parecchio forte. Beh, sì. Penso che sappia fare più di una cosa per volta. E se il crociato dovesse perdere? Eh? E se il crociato dovesse perdere? È molto interessante. Guarda, sei veramente un comico nato. Beh, adesso io non so, magari ci potremmo anche scommettere sulla cosa.
perché il crociato è fortissimo, eccetera. Però imperatore arcimago, draghi d'ombra. Ma sì. Quell'altro è il drago rosso. D'oro. Ma sì. L'arcidruido. Vabbè, abbiamo ucciso un drago nero. Verde, quel cazzo che era. L'abbiamo fatto nero, insomma. Il drago l'abbiamo fatto sì, nero. Sì, ma non era l'icona. Vabbè. Sì. Ma non pensiamo a queste cose. Pensiamo alle opportunità che ci si pongono di fronte. Tu potresti preparare il territorio per la sua venuta. Io sto più. Sì, beh. Per la venuta del crociato. Lo faccio di mestiere, quindi sì. Dovrei, non è tanto che potrei. Ci vorrebbe una figura come la tua al comando dell'Accademia. Come no? No. Non voglio girarci intorno, ma questo è quello a cui dovremmo puntare. Ma perché? Allora, l'Accademia è un organo politico. Saggi. D'accordo, l'Accademia è un organo politico che si muove tramite la politica. È la politica che muove la guerra, è la politica che muove... No, no, stai tagliando all'albero sbagliato proprio. Io direi che potremmo prendere il comando dell'Accademia, poi ve lo lascio e io vado a fare le mie cose, non è un si può fare. Cioè, va bene. Volevo solo stuzzicare la sua ambizione, ma a quanto pare... No, ma lui non gli interessa, perché se lui prenderebbe meglio il comando solo di una cosa pura, è già pulita. Esatto. E a quel punto se ne andrebbe per cercare qualcuno quando, da picchiare. Quando io prendo il comando dell'Accademia ci sono tipo 3 persone lì dentro, quindi non è molto più utile. Potresti comandare l'Inquisizione. Lo faccio la Guardia Armata. Non esiste più? Eh? Non esiste più l'Ordine del Crociato? Certo, che esiste. In rappresentanza di me, sono io. Quindi la comando. Adesso è l'Inquisizione, è l'Inquisizione di te. E fra poco sarà l'Inquisizione. No, non di te. Di Tane. Di Tane. E fra un po' sarà. Ma lei non doveva non ascoltare, scusi, oste. Io adesso ti stacca di testa di questo oste impertinente. Se prendessimo il comando. No, se prendessimo il comando dell'Accademia, potremmo rifondarlo. Stai... No, perché devi riportare il crociato che se n'è andato? Ma non è che lo deve fare lui. Allora, lui sta facendo una cosa che normalmente si fa con le persone. Quando si fanno... cioè, quando sei in rivista... Ma parole tue, Tane. Sì, quando... me lo spieghi. Allora, quando tu sei una rivista, cerchi di farti degli amici e quindi fondamentalmente gli sussurri quello che vogliono sentirsi dire. Il problema è che lui non ha capito un cazzo di come penso io e non capisce che non ho bisogno di lui, con tutto... con permesso, mi stai anche se molto simpatico. Apprezzo le persone sincere. E di conseguenza... questa cosa sta cominciando a diventare un po' stagnante. Io sono alla 12ª birra. Ma tu sei sicuro? Nel frattempo, sei proprio... Sei sicuro che Will non sia un peccatore? No, certo che Will è un peccatore. Siamo tutti peccatori. No, io no. Ma parla per te! Commettiamo tutti errori. No, no, io no. Sì, ma abbiamo tutti può cancellare. Esatto! Beh, non è vero. Creandone altri! Anche! È quello il discorso. Non è che si scherzi! Allora, smettiamo di parlare di sta roba. Andiamo all'Accademia, vediamo cosa è successo. E ci stiamo arrivando, per Dio! No, in realtà siamo ancora in taverna. Andiamo... A sé? Io vado a fare un giro. Da quando? Devo fare delle attività ricreative, cioè rinvigorenti. Ma noi siamo già in... Noi siamo già in viaggio. Siete mai usciti dalla locanda, però in questo momento lui lo dice. E nel momento in cui lo dice... Che palle. No, senti. Vi trovate a metà strada da Dolcroft, che la vedete ancora alle vostre spalle. C'è stato un taglio scemo su Suicide Squad. Esatto. Esatto. Fizz. Quindi adesso taglio fine, è stato bello, ciao a tutti. Fizz, non è che poi però puoi. Cioè, no, il problema è che puoi. È come quel brutto film di Adam Sandler, Click. Esatto. No! Non dovresti, per favore. Quel brutto film di Adam Sandler. Non è che lo faccio apposta. Quel film di Adam Sandler. Sono una forza della natura! Di quelli che rompono il cazzo. Beh, vanno a dire al temporale. Appunto. Vabbè, d'accordo, niente. E allora, senti, ci alleniamo? Sì, vedi che è inutile di fa piani? È inutile che parla, perché tanto lui poi pensa una cosa e noi ci trova in posto allora, dove pensa cosa. Ora che è una repubblica, qua è tutto tranquillo, io volevo provare un paio di canzoni nuove, un paio di mosse nuove. Siamo in nave. No, non ancora, adesso sì. No. Questi tagli mi stanno dando una figlia anche a me che sono nel film. Ah, il mindfuck. Tipo quelle vedi che se dove ti devono spostare da una scena se all'altra. Se no comincia di allena, poi lui sposta, magari sfasa e lui squarta qualcuno. Vi faccio fare l'allenamento fighissimo, l'ho visto in una rappresentazione si teatrale. Si chiama montage. Montage, esatto. Senti, e cioè dite pa 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 pa.
ci meniamo un po'. Va bene. Dai, così almeno, almeno ci si diverte. E non siete sicuri di quanto tempo sia passato, perché per voi è stata una decina di minuti, mezz'ora, 40 minuti al massimo. Cazzo. È estremamente difficile. Ogni tanto vedete il sole alto nel cielo. Fizz, basta. E siamo arrivati. Ogni tanto c'è qualche strano bagliore nel cielo. No, era mattina poco fa. Fizz, smettila. Ah, ho già dato tutto al montatore, non è che ci posso far molto. A chi? Al semidio. Basta, per piacere. Siamo veloci, siamo già arrivati parecchio avanti, ma adesso facciamola con calma. I poteri? No. C'era un tempo tranquillo in cui lui inceneriva le persone lanciando fuori. Come è successo? Ho scoperto le mie potenzialità. Oddio. Sono andato un corso di auto. Almeno c'è gente che dice così. Tu non hai presente, ti hanno cacciato perché alcuni credevano che tu fossi un dio, altri no. Mi cacciavo qua da qualche parte. Corvo, hanno fatto la campagna quella. Segna. Pensa a quello che potremmo fare invece. Siamo qui senza un piano, senza un'ambizione, senza un desiderio. Beh, non mi sembra che tu abbia poche ambizioni, visto che sei sindaco adesso. Tu sei pieno di ambizioni. Io ho tutto quello che mi serve, non mi serve altro. Un piano ce l'ho, e soltanto quello non riguarda voi. E infatti ce l'hai. Tu hai tutto quello che ti serve, bro. Ascia c'è, mani ci sono, io a posto. Perizoma manca ancora. Normalmente non usa Panizoma, ma adesso metti tu a testa sotto, così smetti di dire stupidate. Prima aveva le barbe naniche, poi le ha sacrificate per attirare Taruk. E adesso deve ricominciare di capo. Ci facciamo una dormita, che questo viaggio strano mi ha scombussolato un attimo. Ah, io dormo quando ho finito di menare. Io la prima volta in tutto il viaggio riusciamo a dormire. Grazie, hai capito quello che volevo fare. Ma prima di andare a dormire volevo fare una cosa. Non l'hai fatta. Ti sei svegliato? Mi sono addormentato di botto. No, ti sei svegliato. Non ti sei addormentato di botto. Ah, okay. Semplicemente lui ha tagliato la parte noiosa. Ti svegli. Sei in una taverna. Anche è stata una bella notte, non te la ricordo assolutamente, però hai dormito bene. Sono riuscito a fare quello che volevo fare, ci penso bene. Sì. Non sai che cosa hai fatto, però volevi un fare po di qualcosa di testa, l'hai fatto. In male al sedere, non sai perché. No, piuttosto so benissimo cosa volevo fare, ma non so se l'ho fatto. Cosa volevi fare? Volevo sciarmare lui mentre dormiva. Ok, fai il tiro salvezza. Su? Ma è lui che deve fare il tiro. Devo fare io un tiro. Ah, ma non li ho aggiornati? No, ma i tiri salvezza non si alzano, non si abbassano. E mi sa di no. Oddio. Beh, avrei un bonus, sì. No, mi sa di no che non l'hai passato. Ah. No, non devi fare il tiro salvezza. No, è contro la sua MD. Che sì, sono tipo a 26 senza sommare. Penso che sia sufficiente. Più livello. No, però più carissimo. Niente, sei mio amico. Sono già tuo amico. Sì, ma adesso sei mio amico veramente, anche se tu non vuoi. Allora, non mi ricordo. Però si comporta sempre gentilmente, quindi lo scoprirò chissà quanto, se è riuscito o no. E quando ti svegli senti però una brutta sensazione nel retro della testa, come quando senti... Siamo sulla Nabucodonosor? I gessi che strisciano sulla lavagna, tocco. E ti si alzano i peli sulla nuca dal fastidio. Non c'è nulla, è solo un generico fastidio. Fizz, se lo fai un'altra volta ti tramortisco finché non arriviamo... Adesso arriviamo. Io sento qualcosa. T'ammazzo. Siete in realtà la stanza che vi hanno dato era una stanza comune in cui c'erano abbastanza letti per tutti voi. E vi svegliate voi se volete svegliare. Dove cazzo siamo? Siete in una taverna. Dei letti comodi, nonostante sia una sala da letto di quelle pubbliche a... Io guardo Ale e gli faccio, questo è un problema. Oste, che giorno è oggi? Scusate, sono un po' bevuto troppo ieri forse. Beh, giorno della Repubblica. Che sì, numero? Cazzo vuol dire giorno della Repubblica, porca puttana. È il 17. Quando siamo è trascorso del tempo come se avessimo effettivamente viaggiato? Sì. Non va assolutamente bene. No, per niente. Perché fosse una cosa istantanea, ancora un po' di fastidio. Quando non c'è Fizz, chiaramente, diciamo. È fuori controllo. No, è completamente fuori controllo, anche perché questa cosa vuol dire che io non mi ricordo niente.
tutte le esperienze. Abbiamo perso una settimana di vita. No, non l'abbiamo. Non so se siamo. Sì, tu te la ricordi? Hai imparato qualcosa in questa settimana? Cioè, la nostra barba. Hai imparato qualcosa in questo mese? Sì, avete la barba più lunga perché non vi siete fatti la barba tecnicamente. Ah, cazzo, abbiamo la barba più lunga. Sì, se lui pensa che noi, se noi pensa che lui vada avanti di 100 anni, noi diventa vecchi in tacchetta come dite voi, cavolo, e poi noi muore. No, difatti no, io comunque quella cosa lì, adesso lui che è intercesso, io prima di iniziare il discorso mi assicuro che non ci sia Fizzi in giro. Ma cosa no, io vado a cercarlo invece. Aspetta, aspetta, no, dobbiamo decidere cosa farne. Perché Brandelli? Non va bene questa. No, no, Brandelli. No, adesso, noi, ma... noi separa di lui. Non infatti, lo, da non lui lo no. In varie... Non possiamo fare nulla. Certo che possiamo. Sì. Cosa possiamo fare? Se noi di prova di Brandelli, lui pensa una cosa e ci manda in culo a Passeri. Ma no. Potremmo... Ma no, non è detto. Non deve essere cosciente di ciò che gli sta accadendo, è l'unico modo. Nel senso... Posso parlarci senza fargli niente? Posso parlarci? Sì. Sì. Posso provare a parlarci? Se lui li capisce. Perché è una cosa molto seria questa. Lui molto. No, lui no, deve di pensa di andare di altra parte, perché sennò lui trasporta là più vecchi. Vado da... Tu ti ricordi se ho ucciso qualche nave in questo mese? Io non ricordo niente, ricordo solo di aver fatto botte con lui. Vado da Fizz. Potresti non aver ucciso nessun nano questo mese. Io non ho barbe dentro saccoccia, quindi non ho ucciso il nano. Vado da Fizz. Io prendo sempre di barbe. Non se tu non hai proprio. Io mi rado tutte le mattine. Fizz. No, poi non ce l'ho, sono un elfo. Ma ti dà fastidio che mi sono fatto crescere i baffi? Devo forse. Io solo barbe di nano. Tu hai i baffi, può tenere anche i lunghi fino a piedi. Tre settimane. Un uomo bianco con dei baffi di circa 1,80 m ha dei baffi spaventosi. Esatto. Allora, Fizz, sì? Ti vorrei parlare. Proprio ora ha messo il sapone sui capelli. Ora ha un significato molto molto relativo in questo periodo ed è quello di cui ti vorrei parlare. Parla allora. Innanzitutto prego, perché questa conversazione potessi starla avendo con Al. No, guarda che non c'è più in giro il crociato, non devi pregare. Però grazie per pregarmi. Ok, va bene. Adesso ti dirò cosa succederà. Facciamo un patto. Sei siamo diventato amici. Un dio del tempo anche tu. Okay. Siamo amici. Siamo sì. Amici? Sì, sì. Allora. Tu non ci fai più saltare il tempo come adesso. Perché altrimenti noi invecchiamo e moriamo senza aver vissuto la nostra vita, perché noi non siamo degli dei del tempo, e eviti di buttare via le nostre vite a cazzo di cane, e io mi assicuro che noi la si smetta di perdere tempo come i deficienti parlando del nulla. Va bene. Ci può stare? Sì, sì. Sai cosa significa stringere un patto con me? Che se poi non lo rispettiamo vicendevolmente, ci sono delle... brutte conseguenze per qualcuno di noi due, più probabilmente io per quello che sta succedendo e per quello che ho visto, ma sai che questo non mi fermerebbe. Sì, sì, certo. Aspetta un secondo, aspetta l'acqua nell'orecchia. Credo di ricordare cosa stavi dicendo, ma a tal proposito ho qui un'immagine, l'avevo presa dal futuro. Adesso sei uguale. Era un tuo ritratto. Ok. Che è uguale a come sei adesso con la stessa barba. Mm. Ora, e la data è quella di oggi. Quindi? No, niente, pensavo lo volessi. Se posso andare così una shing. Lo lascio giù. Non l'ho fatto io. Non mi interessa, Fizz. Tu hai capito quello che ci siamo appena detti, sì. Non sei vuoi più saltare. Sei una persona intelligente, lo sei sempre stata. È una persona intelligente, Fizz. Beh, sì, è... Pazzo, ma intelligente. Sì. Saggezza 7, intelligenza 14, sì, sostanzialmente. Esatto. Sì, immagino non sia bello vedere delle nuove rughe senza sapere perché. Bene. D'accordo. Però siamo arrivati. A posto. Di nuovo, adesso abbiamo fatto un patto. Ti adatti con noi, vuoi saltare, salti tu. Ti ricordi quando tu sparivi, poi ricomparivi? Saltavi da solo? Ah, quello... pensavo volesse stare tutti quanti assieme, però sì, mi sembra... Se le conseguenze sono queste, no. Ce ne frega di meno. Ok, fantastico. Ottimo. Bello. Io esco, vado da Al, torno da voi,
secondo me è risolta. Spero di non sbagliarmi, perché altrimenti le conseguenze sarebbero molto brutte per qualcuno di noi. Probabilmente. Ma in ogni caso, penso sia risolta. Anche perché io potrei andare avanti per un bel po'. Detto questo, voi un po' di meno. Decisamente. Quindi, no, ma penso onestamente sia risolta. Oh, lo spero. Per voi, per noi. Principalmente. Sì. Ma. Siamo tutti piccoli. È vero, quanto durano gli elfi in tredicesima era? 800 anni o sono tipo immortali? Sono tenuti in frigo. Sono molto longevi. Molto, molto longevi. Cioè, non vuol dire che siamo. No, sai cosa? Che noi saremmo polvere da molto prima di te, ma tu lo puoi diventare in zero secondi nella tua percezione, in ogni caso, perché il tempo è infinito. Quindi. Ok, a posto. Spero che non ci sia bisogno di passare 700 anni per andare all'Accademia. Esatto. No, e più che altro è quel sente. Il problema era non solo quello. Beh, per me, chiaramente. Poi mi preoccupo anche per voi, perché siete miei compagni. È quella strana sensazione che è quella che pensavo che avrei avuto una volta indietro, sai, i paradossi, mi aspettavo una cosa del genere, eppure lo sto avendo. È la tua solita paranoia, compagno. Io ho qualche sensazione. No, l'unico che l'ha avuta era lui. Che senso? Cioè, cosa vuol dire strana sensazione? Sei mai stato, sì, figurati, tu ci divertivi lì, punivi, gli andavi a punire. Sei mai stato in una casa stregata? O in quella dove si pensa ci siano fantasmi o spiriti o qualcosa del genere da ragazzino? Penso di aver capito quello che stai dicendo. Sai cosa, ma c'è qualcosa che non va. E poi in un certo senso si posso permettermi. È la sensazione che avevo quando ero trovata. Scusami, non volevo interrompere. Certo. Prego, prego, vai. No, noi non siamo niente nei confronti del tempo, dello spazio e delle regole che governano. Sì, ma se non li controlli, è quello il problema. Anche cercare di controllare e di vietare il suo potere è una cosa sbagliata. Infatti non è quello che ho fatto. Tu non sei niente nei confronti di... Noi non siamo niente nei confronti del tempo, tu non sei niente nei confronti di Fitz, noi siamo degli amici nei suoi confronti. Quindi lui... sarà anche un dio del tempo. Divinità sono cadute ma, prima, ma in ogni caso so che lui si ricorda del tempo che abbiamo passato insieme e di come ci trattiamo vicendevolmente. Io non ho parlato al suo essere un dio, ho parlato al suo essere un nostro compagno che ha... Il problema è se non li controlla. Chiamatemi dottor Manhattan. Io penso che sia stata abbastanza deliberata questa cosa. Abbiamo tirato il tutto per le lunghe, stavamo perdendo del tempo. Beh, allora evitiamo di perdere altro tempo. E poi la... Andiamo. E poi la ciccia del patto che ho fatto con lui. Cioè. E gli ho Tu devi smettere così se leggi da fare i patti con la gente. Un giorno farà il patto anche quando li impiccono li devo impiccare, quando li faccio i patti non devo fare i patti, che cazzo. Lui, visto? Lui sempre di solito non fa mai bene niente. Non ce n'è mai una. Vabbè, andiamo a sta accademia. Giorno della Repubblica, il giorno della... Questa è la giorno in cui hanno deciso di fare sta pregnaccia, certo. Vabbè, andiamo. Poi vede che di cambio. Sì. Guarda che cosa è inutile, c'è la gente che non sta lavorando. La taverna... è abbastanza grossa in realtà, mi sembra che ci sia parecchia gente che... sta a riposare nella locanda. Al momento c'è molta gente nella sala comune che sta mangiando, facendo colazione. E la sala è addobbata con degli stemmi che a voi non dicono assolutamente nulla e sono intercalati ogni tanto con degli stemmi dell'Accademia che sono rimasti uguali. Ok. Nonostante non sia stata fondata dalle stesse persone e non nello stesso momento. È stata fondata parecchio dopo, quindi. È stata fondata dopo. E non dalle icone, a quanto dicono? No, neanche su indicazione loro. È stata fondata dopo che le icone se ne erano andate per cercare di mettere argine alle diatribe. Ma da chi c'è stato un qualcosa che... Un generico... Dopo un armistizio che c'è stato tra diversi regni che si erano fatti guerra e... Hanno mandato dei membri per... Delegazioni e... Alla fine più o meno è rimasto uguale come fondazione. L'idea di base è molto simile, nel senso diverse nazioni che si sono messe a tavolino a decidere facciamo un organo che decida allo stesso modo per tutti. Però adesso quindi il concilio è l'organo più potente che c'è nell'Accademia, perché non ci sono più le icone sopra. Sì. Mm. No, oh, quello stronzo del chi era? Quello andiamo. Il diavolo assegnato. Il principe delle ombre. Senza perdere tempo, io sarei per raccontare quello che sappiamo per come lo sappiamo. Beh, questa cosa qui potrebbe causare molte conseguenze. Grazie al cazzo, queste conseguenze potrebbero essere molto negative.
Per chi? Ovviamente. Che conseguenze positive potrebbero esserci per noi? Che io non faccio giri di parole, dico quello che devo dire e poi mi levo dalle palle. E abbiamo completato la missione. La missione più importante dell'Accademia. Va bene. Cioè, il riconoscimento è importante. Facciamo, giusto per, l'opzione sarebbe? Cioè, l'opzione B sarebbe? No, prendere il controllo dell'Accademia. Non, semplicemente prima proviamo a farci rapporto. Accettare per come è giusto che veniamo accettati come salvatori del mondo. Solo un'idea la mia. Prendendo il controllo. No, aspetta. Ma se io avessi il controllo del mondo, se fossi l'organo che controlla il mondo e uno verrebbe a dirmi che ha salvato il mondo viaggiando nel tempo, insomma, la cosa potrebbe un po'... Beh, dipende. Se mi sembra una minaccia. Se mi sembra plausibile... E in cambio vuole il riconoscimento e magari aiutare, perché no? Io non ho niente contro l'Accademia. Anzi, cioè, l'Accademia, se mantiene gli stessi principi, è giusto che sia a un livello così. Anzi, forse dovrebbe essere a capo di tutto, ma quello magari in futuro. Vabbè, andiamo. Vediamo se funziona questa repubblica. Potrebbe funzionare, chi lo sa, è un esperimento. Non sappiamo come sarà il faccio futuro. Faccio di sì con la testa, come dire sì. Sì. Andiamo. Vi preparate a uscire dalla taverna e aprendo la porta vi trovate nel cortile dell'Accademia. Ah! È la taverna che è stata evidentemente costruita per i viandanti che vanno a parlamentare con il concilio dell'Accademia. Siamo nel cortile. Che non esisteva prima e che adesso esiste appena di fianco all'edificio dell'Accademia. Fitz o Will, l'edificio è ancora in piedi? Noi probabilmente ci siamo annunciati e sappiamo già con chi andare a parlare, ma noi non ce lo ricordiamo, quindi se tu o tu, cioè solo da che parte dobbiamo andare. Ah, ok, perfetto, seguitemi. Con chi parleremo? Non so chi ci sarà dei rappresentanti del concilio in Varric questo momento Corrison. Ma li, insomma di fama li conosco tutti. Il pupazzo gnappo Mastro Beorzio. No, Mastro Beorzio non c'è. Chiedi. Che gran peccato. Mastro Gori. No, la persona che conosci tu all'interno dell'Accademia si chiama Zekil. Dottor Zekil e Mr. Hyde. Stavo per farla io, ma poi ho detto è troppo triste. Meno male che l'hai fatta. E ti precede sempre, lo sai. Non è una persona di spicco di per sé, però ha le mani impasta in svariati... Perché fa il panettiere? No, no, grazie, devo per dirla io. È cugino veramente dell'uomo focaccina. Ci siamo. Il caldo, diamo la colpa al caldo. È il caldo, caldo. Ci attacchiamo al caldo, dai. Attaccati al caldo. Minchia. Ma è uno di cui, nel senso, non è uno in una posizione di potere di per sé, ma è uno che sa tutto di tutti e è amico delle persone giuste. Bene. Va bene, ma ci fidiamo di questo Zekil qui o no? Cioè, loro no, ma tu Zekil. Sì. Noi lo sappiamo neanche. Nel senso che è uno di quelli, è uno dei 4-5 che non ha fatto domande quando sei arrivato all'Accademia su chi fossi e ti ha trovato i primi lavori. Va bene, va bene. Io guardo in giro se c'è qualche faccia familiare. Va bene, allora io vi chiedo di darmi un attimo per parlare un secondo con lui e poi... Prego. Aveva semplicemente visto del potenziale in te, non gli interessava chi fossi e da dove venissi. Io gli racconto più o meno la storia, diciamo, da solo, la loro storia in maniera molto sommaria e gli dico che loro sono qui fuori con le prove di questa storia, con la sua spada. Io non sono... Voglio vedere un po' che cosa mi dice lui. Viaggiatori nel tempo, eh? E come sarebbero fatti questi viaggiatori nel tempo? Ah, scusa, una domanda, giusto? Come sarebbero fatti? Io ho ancora le ali e... E le corna. Ok. Ma nessuno pare aver detto sì, nulla. Ho faccio una loro descrizione con tanto di nomi e cognomi. Gli dico, ribadisco il fatto che hanno delle prove. Quali sono i nomi e cognomi? Crociato porta che bastardo che sei. Il camial. Mi si chiama Fitz. Nome e cognome. No, è che la domanda è bastardo nomi, perché sono il suo nomi. Nome con... Alfo si nebra le visite acque scure. No, se ne sono due pezzi. La Madonna. Mortimer, Ginevra di Vistia. E gli ridescrivo, sottolineo il fatto che lui ha la famosa spada. Bla 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 bla. Il re delle foreste per due, perché col cheat si è duplicata. Esatto. Tipo Diablo. Dov'è di unità nera? Una cosa alla volta. No, ma noi non siamo lì. Voi siete fuori. I tuoi amici sarebbero queste quattro persone. Sì, sono qui fuori. I tuoi amici sarebbero queste quattro persone, ti indica un quadro un po' piccolo che c'è alle sue spalle.
e sul quadro ci sono disegnate quattro persone, sì, so, sì, insieme all'imperatore, lo riconosce ancora dai simboli e perché l'hai conosciuto. È vero, quando sono loro. Ritratto, ma c'è anche lui. È vero. Lui è di fianco in un lato e si è un po' cancellato un lato. Ma quindi del quadro. Vabbè, non lo so perché non l'ho visto, vabbè, da fuori dal gioco. Io chiedo uno, conosci? E inizia a sparare nomi al primo che passa, nomi di gente che conosco. Ah, sì. Ci sono, quindi magari ci conoscono. Magari non sanno perché siamo partiti, ma noi non siamo mai stati all'Accademia, quella nuova. E vai, vaglielo a chiedere, Al. Beh, aspetta, vediamo cosa finisce. Sì, no, dico dopo, cioè sì, la cosa però, migliore. Capisci? Però no, forse non... no, sono loro ma non ci conoscono. Non capisco fino a quando non glielo chiedo. Cioè, però secondo me non ci conoscono. Anche secondo me, però boh. Comunque, tornando a Will, ti dice, se i tuoi amici sono questi, forse è il caso che parliamo con loro, perché abbiamo qualche cosa da consegnarmi. Non certo... Non vi preoccupo una cosa? Una multa per un carretto parcheggiato per 300 anni in via di sosta? Grazie. No. Non vi preoccupa 74 miliardi di monete d'oro? Preoccupare? Sì. La curiosità è più della preoccupazione? Sì. Allora, cosa fate lì dentro? Allora arrivo subito. Prego. Potete entrare. Ah. Entro. La cappa è, come si dice, la cappa invece che essere chiusa sul davanti, visto che fa caldo, che tempo c'è? È come quando siete partiti, quindi era più o meno mezza primavera. Ok, quindi è tirata indietro sulla spalla, si vede una, come si dice, crisi che si vede sul lato del quale del già una crisi che si vede, infatti la cappa è tirata su una spalla, crisi che si vede su un lato della cioè sul lato destro inguainata. Faccio un cenno con la testa e mi siedo. Il tizio che avete davanti è... Mai visto? No, all'Accademia non l'avete mai visto. È un essere umano, non sembra dare troppo nell'occhio, nel senso che è una di quelle persone che non ha dei particolari... Spia perfetta. Segni particolari, non ha una capigliatura bizzarra, non ha... Certo. Baffi come ce li potrebbe avere William ed è vestito bene, ma senza essere ostentato. Io entro, cerco di essere molto imponente. Ok. Cosa io non sono io. Entro. Cammini sulla punta? Io no, entro con natura. Io entro tutto, cioè nel senso al contrario, entro molto naturale. Mi siedo direttamente su una sedia, tra virgolette, un po' come se fosse casa mia, senza però fare lo smargiasso. Lo squadro la testa ai piedi e gli dico: il tuo aspetto mi suggerisce che Will potrebbe aver fatto una buona scelta a farci parlare con te. Il vostro aspetto mi suggerisce che sta succedendo qualcosa di molto strano. Già. O ci sono delle coincidenze particolari. Entrambe. Oppure qualcuno mi sta giocando un brutto scherzo. Probabilmente tutte e tre. Io prendo il quadro mentre tu stai parlando. Io vedi che sono alle sue spalle. Tipo, ti appoggio davanti proprio il quadro. Ah, ma è un quadretto allora. Sì, è un quadrettino piccolino. Io lo. Come si dice? Ah, io mi sporco. Perdo tutta l'imponenza. Proprio curioso. Io lo guardo un attimo, lo rimetto sulla sua scrivania, prendo. Alzo il braccio sinistro e nell'alzare il braccio sinistro si solleva la cappa svelando l'altra, Chris Grimm, e gli dico: questo non può essere una coincidenza, quindi valuti lei. Io guardo bene il quadro. Siamo usciti bene! È un quadro... Periodo incontro con l'imperatore dopo che abbiamo vinto l'accademia o probabilmente è stato fatto a posteriori? Per me dopo, quando c'era la... Perché parli con quella voce se lo stai dicendo fuori gioco? Perché io lo sto chiedendo fuori gioco. Allora no. Ah ok, pensavo volessi intervenire. Più o meno il periodo è lo stesso, nel senso... Cioè l'armatura è quella mia nera o è quella normale? È quella nera. Quindi è stato disegnato dopo che abbiamo incontrato l'imperatore, perché sì. Lui mi ha visto solo contro il drago lì. No, l'ho visto nera. Con l'armatura nera, perché quando sei andato, arrivato al palazzo, ritardo, sei arrivato in ritardo. Ah, giusto, sei arrivato dopo. Sì, è vero. Non ce l'avevo in pomeriggio arena, intero. Pomeriggio, vero. Quindi, boh, non sapresti dire se è stato disegnato appena dopo, due anni dopo. Non c'è Taruk. No. Ah, beh, abbastanza. Io l'avevo fatto meglio. Lo riappoggio sulla scrivania. Sempre a tirarsela, Hai visto i disegni che ho fatto di sì, ho capito. Te la dico comunque. Io non voglio parlare per i miei compagni, non lo farò, parlerò solo per me stesso. Parlerò io per voi prima, se posso.
Mi sembra più sensato. No, con noi. Parli per... parli pure... Deve dire cioè, parla pure per te stesso. Mm. E per chi altro dovrebbe parlare? Di certo non per noi. Ha detto sì, per noi, ma si è confuso. Intendevo, parlerò al posto vostro. In non vi preoccupate, prego. Tain, che è sempre così pignolo. Abbiamo... Così sicura testa, effetti. I membri fondatori dell'Accademia hanno ricevuto da una fonte che non è mai stata rivelata un pacco con delle istruzioni precise perché fosse tenuto nelle casseforti dell'Accademia fino al giorno in cui quattro persone che corrispondevano alle persone ritratte in questo dipinto sarebbero giunte a chiedere. Se è una scatola con un nano non la vogliamo. Hai ragione. È un momento serio. Non anche saprei, io sono serio. Non saprei che cosa c'è dentro perché non è mai stata aperta. Potrebbe essere la scatola del nano. Sapete chi l'ha lasciata? No. Sappiamo solo che è stata lasciata ai membri fondatori dell'Accademia. Voi... Ma nessuno di loro ha mai rivelato da chi arrivasse. Avete mai conosciuto uno dei membri fondatori? No. Quindi il vostro rapporto con le icone non c'è mai stato? Le icone sono una leggenda che molti vogliono credere. Perché noi siamo, eravamo in missione per l'Accademia per conto dell'Arcimago. Sì. Io l'Arcimago è esistito, l'Imperatore è esistito, ma sono di lavoro. Centinaia d'anni entrambi. Che non esistono. Vabbè, non è questo il punto. Beh, ci sono... Ah, questo pacchetto! Allora, non mi interessa... minimamente discutere di questa cosa, ma considera guardandoci e considerando la nostra storia, perché ma non la contato sa la nostra storia, ma sì dai, o hanno amoreggiato per 20 minuti oppure gliela spiegata, no? Altrimenti che cazzo entrava a fare? Mi ha spiegata, ma era certo. Tutta una cosa effetto che dobbiamo fare noi, ma cazzo butta il libro. Comunque considera 96 pagine di appunti. Volevo assicurarmi che non ci fossero incomprensioni. Considera, avete un modo colorito di raccontare le storie. Ho preferito... Che è il modo migliore. Su questo ha ragione, per quanto a me non interessi. Detto questo, io riconsidererei, se fossi in te, quello che sai della scomparsa delle icone. Perché il fatto che noi siamo qui indica che evidentemente ci sono molte cose che tu non sai. Non sto dicendo che sono ancora qua. Beh, ma questa ricompensa quindi dov'è? Come le conosco io non muoiono. Il okay. Fatto che voi siate qui indica che voi siete qui. Non che le icone siano... qualche cosa più di un racconto per bambini. Ma non importa, ricompensa prima. Vogliamo, se è una ricompensa, pacchetto. Apriamo sto pacco. Vogliamo il pacchetto. Apriamo sta scatola, d'accordo. Non niente. Infila la mano in un cassetto dopo aver aperto svariate serrature e mette sulla sua scrivania una scatola che non sarà più grossa della scatola di un anello da gioielliere. Gioielliere. Mi sa che non è il nano. L'anello del conte. No, però la scatola mi sembra simile, è una di quelle che si aprono solo in determinate situazioni, no? Sì. Tipo il boccino d'oro. Esatto. Mi apro alla chiusura. Non so se è il caso di aprirla qua. Beh. Ti l'hanno affidata a lui per tutto questo tempo. Non sapendolo, è assolutamente indifferente dove la apriamo. Tutti e tre, tutti e quattro. È piccolina la scatola. Beh, mettiamo una mano sopra l'altra, tipo quello, uno sport elfico, vabbè, lascia perdere. Che roba gay, dai, insomma, apri tu. Dai, no, facciamo tutti insieme, è un momento cruciale, questo è il momento culminante della nostra storia. Va bene. Siamo tornati vincitori, probabilmente c'è il riconoscimento che ci meritiamo. Ah, dov'è di unità nera di Accademia? Gli prendo la mano, Proxmar. Provo a fare forza a tenerlo. Oh, magari mi fa uno l'altro fa 20, chi lo sa? Dai, fate una prova contrapposta. Non qua. Il mio. Ti confido nei tiri di Gianni. 15. No. Più? Più modificatore... No, tutto. No, quello vero. Quindi 15 più 12, 27. Con 20 pareggio, però 20 è un po' più di 20, quindi col 20 vinco. 10. Fai la mano. Apriamo la scatola. Metti che non si apre con tutti. Dammi la mano, su, fidati. Dai, sei mio amico, no?
Rox, prima finisce, prima dai, che cazzo. Apri tu di scatola. Sì, tu dammi la mano. No. L'apro io, ma tu metti la mano sopra. No, io non penso neanche sopra, se prendi dentro c'è trappola, finisce come con cassetto. Tu ricorda cassetto? Perché tu non l'hai fatto insieme a me, l'hai fatto dopo. Perché, se facevo insieme a te è uguale. Cerco di convincerlo. Metti la mano sulla scatola e senti che si sta aprendo. Che palle, oggi tu ti rovina il divertimento. E venite tutti colpiti da delle piccole scariche elettrostatiche. No, certo, tipo il Tesla coil. Esatto, okay. Non è una roba dolorosa, dolorosissima. Ta-da-da, è molto fastidiosa. Esce del vapore dalla scatola. Io sto indietro. E una luce bianca che sta lampeggiando lentamente. E si è proprio aperta giusto il minimo per dirti: la scatola è aperta. Guardo Pulp Fiction. Prego. Cioè, a te. Aspetta. Apro la scatola senza toccare minimamente. Aspetta. Quello che c'è dentro. Beh? Prima che stia aprendo la scatola. No, è già aperta. Prima che stia aprendo del tutto. Ah. Se questo fosse un modo per cancellarci. Troppo paranoia. Abbiamo un dio con noi. Click. In quel momento in cui apri completamente. Senza cercare di non toccare il resto, però. Apri completamente la scatola. Senti il ruggito fortissimo di una creatura che probabilmente è alta 20-25 metri dalla possanza del ruggito. E stile drago? Stile drago. Il tuo primo istinto è di richiudere la scatola. Sì, immediatamente. Che non si richiude completamente. È aperta, la puoi riaprire quando vuoi. La riapro. Sono la puntata del Mar Morto. La riapro. Esatto, sto pensando. E succede qualcosa? Vedi che c'è della luce. Nella scatola c'è una luce abbagliante, bianca. Tipo lampadina accesissima. Esatto. Solo un istante. Prova a guardare meglio senza toccare. Avvicini un po', magari un po' di cercando magia. Di chiudere un po' gli occhi alla fessura in modo da impedire alla luce di accecarti. E ti sembra che dentro... Anzi no, un cacchio, mi allontano. E provo a tendere l'orecchio a sentire se fa emette musica o qualche vibrazione. No, musica non la emette. Qualche vibrazione particolare? Quella del ruggito che ogni tanto si sente di nuovo echeggiare. Ma fine sta scatola, abbiamo deciso. È già aperta la terza volta, sei ciecato? È aperta del tutto. Ma no, lui esce a fumare, parlo di William che è riuscito a farsi una sigaretta e poi ci credo che non segue. Allora, non riesco a vedere, cioè, c'è troppa luce. Beh, io chiedo a Chris che non segue. Però non la toccherei. Ah no, è vero che non lo sa più lui. Lei. Tu non puoi capire, no. Ci provo. Innanzitutto provo a mettere una mano sulla scatola e lanciare una scarica di energia sacra. Lancio la scatola. Lancio la scatola di energia sacra. Scatola. Mangio la luce. Non si rompe, se è rotta. E non succede nulla. Quindi non è una non la danneggia. Scatola sacrilega, no. Non succede proprio niente. Malvagia pro forma non lo è. Senti, facciamo una cosa. Hai un panno o qualcosa? Vuoi pulire? Parga un panno. Ti vabbè, un... tiro fuori da una sacca. Avvolgo bene intorno alla mano, sopra il guanto che ho già, e prendo quel qualcosa che c'è dentro. Senti che dentro riesci a toccare... C'è qualcosa di fisico? Qualche cosa? Provo solo a stoccacciare per sentire se è una sfera, una cosa sfaccettata. Fai una prova di intelligenza. Un dato da 20. Intelligenza. 18! Però, cogito ergo sum. 27, bravo. Posso fare o nobile o cantastorie per taccheggiare? No. Beh no, scusa, cantastorie, suoni, cioè hai una sensibilità il perfetta. Il famoso toccheggiatore nobile. Certo. Beh, dove ti ha toccato quel nobile? Se tu avessi... Ius prime noctis, come riusciresti... Il sommelier di padre. Stavo degenerando. Scusa, hai parlato di toccacciare. Beh dai, è elfo, questo è il background elfo. È orrendo, invertito e anche un po' più adesivo. Scusate, da voi non è normale, perché... come quando ti prendono l'abito, prima te lo spostano a destra, poi a sinistra, poi toccano. No, bene. Joey, non è normale. No, da noi guarda di denti. Sedente buono, non è normale, ti ha molestato. Senti che sembra essere una pietra, non è regolare, è abbastanza irregolare. Tiro fuori dalla scatola e provo a appoggiarla sulla scrivania. È una... sembra una scaglia, non troppo grossa, di rettile. Rosso. Rosso? Non aveva parlato tipo di cose tipo scintille che c'aveva... Ce l'ha mandata i cani. Ah, che pro.
Beh, mi rivolgo al maestro. Scusa, il drago Taruk era rosso? No, era, verde. Era verde. Tu hai la più pari idea di... Perché noi avevamo lasciato di scaglia l'imperatore. Io voglio provare. No, cosa? In che senso? Sì, a capire se è energia magica. Di Taruk. Ah, sì, è vero, è vero. Voglio provare a capire se ha qualche potere e in caso farlo mio immediatamente. Ti sembra che abbia almeno un qualche tipo di potere perché ruggisce? Ok, ma no, non mi sembra pura tipo energia magica o qualcosa del genere. Non puoi provare a farla, cioè questa roba sembra che ci sia dell'energia qua dentro, non puoi provare a farla risuonare con la tua falce? Ma non mi sembra, sembra viva, no? Non lo so, forse. Posso un secondo? Provo un po' di... Prego. Sì, però non ha mai nulla. Beh, ma un po' come metto vuoi, qualcosa sulla mano. Ce ne frega. Ah, va bene, top. Io invece cerco di guardare bene da vicino senza metterci, senza toccare quella faccia. Fai una prova da alchimista più intelligenza. 5, 2, 7 più, cosa devo tirare, più 2, no, più 8. 7, 8, 15. Io tiro fuori, cosa si potrebbe usare per tipo l'astra per guardare la luna in quel periodo? Allora, è una vera scaglia di rettile. Mm. Non ti sembra una scaglia di drago perché è troppo piccola per essere una scaglia di drago, ma non è nemmeno una scaglia di qualche lucertola o serpente, è qualche cosa... Potrebbe essere un cane orco. Potrebbe essere un cane orco. Beh, penso che questa... Ha evidentemente delle particolarità alchemiche, perché il tuo occhio addestrato vede che la luce... che colpisce questa scaglia reagisce in maniera molto strana, dà quasi fastidio agli occhi quando la guardi da vicino. Sembra essere un oggetto alchemico, non riesco a capire bene, dovrei... Beh, non capisco più che altro perché ce l'hanno data a noi. Qualcuno è in grado di creare della luce? Io provo a fare qualche nota. Sì. E provo anche a fare quella pari a ruggito. Facci vedere come? Non sulla pietra, in quella direzione. Indico fuori la finestra. 11 in quella direzione, io schiocco le dita, si attivano le luci, ma sono le luci danzanti, fanno quel cazzo che vogliono loro. Non le posso controllare. Non riesci a controllare meglio? Proprio no, quelle out of control, continuano a comparire e scomparire a un metro e mezzo da me. Due. Mentre Will e il... Sì, perdonatemi, stanno facendo questa cosa, voi ti dici no, non le puoi controllare, non c'entra. Io invece sto molto più attento agli esperimenti che sta facendo Al. Che, mano a mano che aumenta di intensità la vibrazione, sente che la pietra inizia a reagire, vibrando un po'. Mi fermo un attimo, forse succede qualcosa. Ve lo farei fuori da qui. Come volete. Non si sa mai. Come volete, ma facciamo. Noi siamo degli eroi, dei campioni, possiamo resistere. Ma sembra essere di un materiale molto resistente, comunque, no? Sì, ma io guardo il tizio. Quasi di drago, quindi sì. Noi siamo degli eroi, siamo dei campioni. Non, se facciamo saltare in aria questo posto, noi magari ci salviamo. Lui no, quindi andiamo fuori. Ma chi se potesse evitare di far saltare l'accademia? E difatti, per quello andiamo nel cortile. Esco fuori. Tanto un cortile l'abbiamo già bruciato una volta. Sì. E cerco di tenere la nota più alta possibile, cercando di farla vibrare ancora di più. Guardo lui e gli dico, penso che chiunque abbia grande potere qui dentro dovrebbe essere informato della cosa. C'è un alchimista potente, cioè un mega alchimista che io conosco qua? Ci sono diversi alchimisti, non c'è il capo della gilda degli alchimisti, perché la Repubblica ha abolito le gilde. Ah, però ok, va bene. Ma questa Repubblica che gioia, c'è un cazzo. Potremmo andare a parlare. Taglia le spese, non è. Come le regioni autonome, no? Potremmo andare a parlare con degli alchimisti. Ma ce ne sono alcuni che lavorano per l'Accademia. Io penso che potremmo fare esperimenti. Cioè, sì, mi sembra una cosa utile. Decisamente utile. Se tu sai a chi andare a chiedere, chiamali. Cioè... Vai, venite. Beh, io voglio vedere cosa sta succedendo con quello che sta facendo Al. Mi sembra una cosa interessante. Alfonso, a un certo punto, riesce a tenere una nota abbastanza prolungata, tanto che anche la sua spada di Apason che avrebbe voluto buttare entra un po' in risonanza con la nota che sta tenendo. La prendo. Una cosa, io per tutto questo tempo tengo le mani sull'ezza di Chris Grimè. Con la spada sopra mentre l'appoggio per terra. E a un certo punto, se vedi la scaglia che hai davanti,
farsi proprio una crepa tipo, sai il ghiaccio che si fa la sì, crepa? In un nanosecondo. L'hai rotta! Beh, puoi ancora usarla, no? Crack! E si spacca in due. Se no. È proprio rotta! Era fragile, è come il nano che mi è saltato addosso sullo spuntone. Faccio due passi indietro. Non succede nulla per due passi indietro. Per un attimo. Lo scudo si è sgettato lui, sì, qua io uguale. Io metto la mano sull'artiglio affilato. Dopodiché sentite il pavimento che inizia a tremare. Che cazzo hai fatto? Ma gli abbia chiesto noi, dai, non lamentatevi. No, non però so. Glielo sto chiedendo lo stesso. Adesso è il momento. Di scappare? No. No. Di tornare indietro. No, vediamo cosa succede. Preparati. Ma io vado solo in avanti, mica indietro. Cazzo. E vedi? Oh, cazzo. Sei un dio inutile. Puoi saltare avanti. Ma non gracile. Non sei un dio gracile. È una madonna di punti ferita. Sì? Vedi che da dove si era fatta la crepa inizia a uscire della luce rossa che si sta espandendo e sta facendo una fenditura nella realtà, perché non è appiccicata per terra, sta fluttuando a metà. Perché sotto si vede il terreno. Sotto si vede il terreno. Mi tendi la mano, vedi che sto guardando la fenditura, sorrido con gli occhi illuminati da una luce un po' folle e ho entrambe le mani strette sulle due. Io ho fatto invece due passi indietro, okay. Sto guardando mezzo spaventato ma anche un po' curioso. Mi allontano a dovuta distanza, almeno una decina di metri, magari mettendomi dietro una colonna. E dopo una decina di secondi questa fenditura smette di crescere. Ok. Basta? Era uno scherzo ottico? No, è ancora lì. No, la fenditura rimane lì. È sospesa tipo un paio di centimetri da terra? È uno scherzo? Sì, una spanna. Ma quanto è ampia? È larga abbastanza per infilarci il busto di una persona e lunga per infilarci due orchi. Aspetta. Ci sarà lì vicino qualcuno che sta tipo pulendo una scopa, qualcosa, un'asta. Sì, un si sono un po' dileguati quando hanno iniziato a sentire il terreno vibrare. Qualcosa di appoggiato, un forcone, sì. Qualcosa e provo a prendere. Vai. Provo. Siete pronti? Cosa c'è dentro? Cioè, nel senso, nella fenditura, se io guardo oltre la fenditura, vedo c'è qualcosa. C'è della luce rossa, non. Vai. Magari il forcone gli piace. Infili il forcone, senti che entra. Passa. Tranquillamente. Tiro fuori, vediamo se è bruciato. No, è perfettamente. Vado dentro. Assaggia. Pure io. Lui. Adesso si va di vedere che diamine ha fatto questo elfo cantino. Io l'ho detto, io vado. Anch'io vado. Entro. Tain! Tempo? Non possiamo lasciarlo così. Salto dentro tutto curioso. E io rimango pure un attimo. L'ultimo ad entrare? Aspettavo assaggiando però. Io col forcone. E non è di questo tempo. È parecchio più avanti. Ma porca puttana. Puttana. Ah, yeah. Ok. Empower e salto dentro. Entrate dall'altra parte e Tank è il primo. Appena arriva dall'altra parte sente le spade che iniziano a surriscaldarsi. Porca merda. E a dire colpevoli. Colpevoli, colpevoli, si danno eco una all'altra. Dalli a me, no a me, dalli a me. Molto dobbiamo bene averli. Mi guardo attorno, cosa vedo? Smaut, c'è Buffy. Ti guardi attorno, in realtà sembra una città molto molto triste. Come se dei nani sotto delle brutte droghe avessero costruito dei cunicoli talmente dritti e squadrati da essere deprimenti persino per loro. Minchia. Non vedi la luce del sole in alto, da tanto sono alti i palazzi che ti circondano. Ma tipo vedresti una torcia a 10 km di distanza, perché è proprio dritto preciso. È dritto preciso. C'è un fortissimo vento, infatti. E ci sono delle persone, svariate persone, che però sono talmente deboli, probabilmente a causa della malnutrizione o di sostanze che hanno assunto, che sono ammonticchiate lungo i muri di questi edifici che vedi, avvolti in panni più o meno... Scusa! Che cazzo? Sfodero le spade, calme bambine, ce n'è per tutti. E comincio ad andare avanti. Sono avvolti in panni più o meno sottili da quello che ti sembra. Ok. E saranno... qualche centinaio. Vedi che il corridoio, questo corridoio tra gli edifici, che potrebbe essere una strada,
ma non ne sei sicuro? Continua per qualche chilometro e ti sembra che queste persone siano ammonticchiate. Alcune stanno cercando di scaldare delle cose su una piccola fiamma. Tu hai giocato a Chrono Trigger? Sì. Tipo quelli del futuro? Sì. Io? Che cosa tristissima. Stanno cercando di scaldare qualcosa su delle fiamme. Alcuni mangiucchiano delle cose che non sapresti nemmeno dire se effettivamente una volta sono stati animali o vegetali. Questo per me è l'immagine della corruzione che ha portato al decadimento della società totale. Era quello che cercavo io. Che cazzo siamo? E arrivate anche voi. C'è il portale alle nostre spalle. No, il portale è ancora lì. Siamo tutti di qua o qualcuno è ancora di là? No, sono ancora di là un attimo. Ok, allora io lo vedo a lui. A Fizzo vedo anche la luce rossa. No, vedi la luce rossa del portale. Infilare il pezzo del forcone. Tu vedi un pezzo del forcone uscire mentre ti stai impowerando. Oh, si può tornare indietro forse. Io... Esploriamo dentro l'accademia, siamo pure a casa. Io ti guardo e ti dico: Al, io sto per fare una carneficina, te lo dico. Però qui aspetta, cioè, non è che poi ci della gente stanno mangiando, guarda qui, poveracci, stanno scalando. Cos'è qui? Che topi strani. Questi sono tutti collusi in questa miseria. Facciamo domande prima di, certo, tagliare teste. Certo, un sorriso molto inquietante aleggiarmi sul viso. Farò un sacco di domande. Io farei parlare te, Will. Me? Devo parlare io? Beh, lui è quello che parla, lui parlerà con loro cercando un qualsiasi pretesto per ucciderli. Tu mi sembri quello più sensato in questa situazione, ti dovrebbe far capire tutto. Ci sono, com'è il nostro team. Messi bene. Mm-hmm. Ti guardo. Arriva anche Fitz. Okay. Ti guardo, scrollo le spalle e ti dico: ci sono un sacco di persone, possiamo parlargli contemporaneamente. E mi dirigo verso il primo. Ti dirigi verso il primo. Non sei sicuro se sia molto vecchio o se sia solo molto ridotto male. Si sente che qualcuno si è avvicinato e si gira verso di te, è imbacuccato in questi suoi vestiti bizzarri e allunga una mano rattrapita e incartapecorita verso di te e ti fa: hai dei crediti? Parla la mia lingua? Sì. Gli taglio la mano. Una delle due spade. Okay. Tiro. Vai, a meno che tu non faccia fumble. L'hai attaccato? Sì. No. Sì. No. Sì. 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 No, gli ha solo tagliato una mano. Non l'ha attaccato. Gli ha staccato. Esatto. Gli tagli di netto la mano. Ok. E Chris Green ti dice: di più. Dammene ancora. Ehi, smettila. Aspetta, le rinfodero. Vedi che lui non si è reso conto che gli hai tagliato la mano e sta allungando comunque il braccio verso di te. Praticamente non è quasi uscito sangue. Lo guardo e gli dico: ma non è non è normale questa cosa. No, una Chris Grimm l'hai vista tagliare altre cose. Beh, quando, certo, taglia esce il sangue. Non è che cauterizza. La spada laser che cauterizza. Lo guardo e dico: chi comanda qui? Loro sono molti, ma noi siamo nessuno. Dove sono? Cosa avete fatto? Lassù. E indica verso l'alto, dove questi edifici proseguono a perdita d'occhio. A perdita d'occhio. Cosa avete fatto per meritarvi questo? Qual è la vostra colpa? Loro sono tornati e hanno reclamato ciò che era loro. Loro chi? Avevano dei nomi, ma l'arcimago? Nessuno li ricorda. Come? L'arcimago? Il no, templare. Sono i draghi. Uno di loro forse sì. Erano l'imperatore? Molti. L'imperatore? In 13 erano almeno. Teine, devo dirti una cosa. Siamo nel futuro. E non c'entro io, giuro. Sono tornate le icone? Questo è stato il risultato della loro battaglia. No, io credo che noi qui di Isola di Icone. Loro dice 13, 13 icone. Ma no, il crociato non può essere parte di questo. Ma sì, se dice 13. Cioè, noi dobbiamo risolvere i problemi del passato, del presente e del futuro. Noi non riesce mai di andare a casa, noi devi risolvere di tutti i problemi. Perché non c'è nessun altro in grado di farlo, Brox. No, ma lui ha ragione. Cosa vi hanno promesso? Cosa avete accettato? Perché vi siete sottomessi? Perché vi siete piegati? Non ci siamo piegati. Noi siamo sopravvissuti.
e i nostri genitori prima di loro sono sopravvissuti anche loro e i loro nonni, i nostri bisnonni, anche capito. Loro sono sopravvissuti. Deboli, inutili sacchi di carne. Risolveremo noi questa faccenda. E vado verso gli edifici più alti. Ma i crediti! Dacci dei crediti! E quando inizia a farti avanti vedi che altri si girano. Sì, i crediti, datecene ancora, per favore. Non valete io la mia attenzione, né quella delle mie lame! Ok, quando tu sbatti la diapasord... Cioè, io la voglio fare per fare casino. Certo. E basta. Senti che vibra esattamente alla vibrazione che conosci tu, a cui vibrano le anime. E tutti loro si mettono le mani sulle orecchie e iniziano... Tim, andiamo avanti. E procedo. Tim, mentre vado avanti così, intonando il tormentone del crociato. Per caricare Tim. A serehe. Allora, bello! No, adesso è descrociato. 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 A me non interessa degli altri coni. Io devo ammazzare il crociato se è stato se ha partecipato andiamo a sta roba. Andiamo a condannar. No. È il tormentone del crociato. Se la gente si fa male, andiamo a condannare. Io ho gli occhi quasi vitrei, le pupille dilatate, gli occhi neri e sto proseguendo. Voi vedete continuo. Che si forma anche quella corona di fiamme che avete visto formarsi sopra la sua testa quando è molto incazzato. L'ha presa bene. Ma la nostra missione non è ancora finita. Dobbiamo salvare il mondo. Dovremmo salvare il mondo. E lo stiamo salvando tuttora. Ma non so se è una buona idea quella di andare ad affrontarli, però. Perché no? Ormai quel coso lì tu lo sai chiudere? Vorrei sapere chi è lo stronzo che ce l'ha lasciato, comunque. Uno dei cani. Perché tutto. Loro ci hanno già... Forse ce l'hanno lasciato loro proprio loro, perché vogliono il controllo del... O forse... Non vogliono il controllo loro come noi. Vogliono la salvezza del mondo. Loro ci hanno riportato perché avremmo creato danni a rimanere nel passato. Ci hanno fatto finire, salvare il mondo e poi ci hanno riportato qui. E adesso ci hanno lasciato qualcosa per permetterci in futuro di salvare di nuovo il mondo. Ti ricordo, tu non c'eri. O forse quello che vogliono fare no. È portare il loro dominio. Tu, Brox, che sei sveglio su queste cose. No. Ti ricordi il combattimento con il drago? Sì. Ok. Ti ricordi che i cani ce l'avevano col drago, ci hanno permesso di aiutarlo, anzi ci hanno poi riportato indietro per farcelo uccidere definitivamente? Sì. Ed era apparso due volte quel cane rosso. E una volta era venuto tutto bello malaticcio, ferito, dicendo dovete tornare avanti, è successo un casino. No, lui dice che se lui è libera Drago da solo, poi Drago gli fa paiolo, noi quindi no, lui voleva che noi Drago. Uccide. Però no. Magari questo è sempre un metodo loro per dirci... No, io dico... Vai lontano! Intanto ovviamente io, cioè stiamo camminando tutti, io sono qualche passo avanti e... Non sapete se vi sto ascoltando. Questo le spade ti sembrano soddisfatte. Questa è trappola di icone. Io prendo una manciata di monete. Faccio, volete i crediti? Ecco i crediti! E li lancio lontanissimo cercando di prendere del tempo. Alcuni si girano e stanno strisciando. Però perché a girare. Ti rendi... Sì, non c'è neanche bisogno. Ti rendi conto che non riescono nemmeno più a camminare da tanto sono deboli e denutriti. Quindi li seminiamo facile, si stanno solo avvicinando tipo zombie. Sì. Secondo me stiamo cadendo in una trappola, Tain. So che non sei in grado di sentire. Sì, ma ormai quel portale è aperto, la trappola è scattata. Mi volto verso di lui. Trappola. Stiamo cadendo in una trappola. L'ultima volta che te ne è caduto in una trappola non è stato bello. Io e te però no. Beh, in realtà sì, abbiamo ucciso un sacco di gente. Non volevo offenderti, Tain, sto solo cercando di consigliarti. No, no, lui piace finire nelle trappole, è quello il punto. Stiamo cadendo in una trappola. Ora, secondo me, sono della mia teoria, stiamo salvando il mondo. Ti piacerebbe star parlando in questo momento con qualcuno che non ragiona, ma io vedo questa cosa con estrema chiarezza. Questo è ciò che... Io ho sempre cercato di combattere la corruzione della questo società. Non è il nostro mondo. Noi veniamo da un'altra era. Non è importante se è il nostro mondo. Adesso sono no. Collegati, la corruzione c'è un portale. Comunque non mi interessa questo. La corruzione è corruzione e porta a questi risultati. Forse dovremmo cercare un modo per chiudere il portale, per evitare che la corruzione venga nel nostro mondo. Ti guardo negli occhi e ti dico, William, esci, salva il tuo mondo, fai il tuo interesse. Io ho del lavoro da fare. Mi volto e proseguo. Will, secondo me il modo per chiudere il portale è vedere cosa c'è di là.
Anche perché io non lo saprei fare. Non credo che tu ti intenda di portare. No, però magari qualcuno all'accademia. Intanto lavoreranno dall'altra parte per chiunque. Ci vedranno qua dentro, fantastico. Beh, abbiamo Fitz. Ripeto, io sono andato avanti, non indietro. Io ti dice, io qua dentro tutto quello che vede distrugge. Io questo no, bello. Non i poveracci. Io scuoto una. Poveracci, se rompe scatole, io spacca in due. Io scuoto la testa, mi fermo un attimo e gli dico: Will, è assolutamente ragionevole. Tu hai ragione. Non sei obbligato a seguirmi. Ma non cercare di dissuadermi o fermarmi, perché il mio lavoro è un altro. Non è quello di pararmi il culo. Quello che rende una persona un eroe ogni tanto è questi balzi di fede. Stiamo andando a salvare il mondo. Altrimenti saremo come tutti gli altri, no? Puoi decidere adesso di essere una persona normale. Ma cominciamo ad andare, vedremo strada facendo. E mentre proseguite, dopo una ventina di minuti che state andando avanti, che vi sembra che questo labirinto non abbia assolutamente fine, perché anche quando incrociate delle altre strade proseguono per sempre, sono perfettamente perpendicolari, vanno perfettamente dritte anche quelle a perdita d'occhio. Beh, noi chiediamo la strada. Il degrado è lo stesso in tutte le strade che vedete. C'è scritto San Donato Milanese per caso da qualche parte? Io chiedo. Era bello, scusa. Ah, hai ragione, non c'era nebbio qui. Esatto. Ok. Scusi. A me sembrava più bollato. Bustarsizio. Bustarsizio, che non puoi uscire. Grazie, sì, è vero. La terra di merda, come ci insegnano. Proseguite per una ventina di minuti. Fino a che non avete più idea nemmeno da che parte state andando, perché è tutto talmente uguale e dritto che sì, siete venuti da lì dietro, ma non siete nemmeno più sicuri che non stiate facendo un enorme giro. Cerchio che vi riporterà indietro, quando dall'alto sentite arrivare una ondata di aria ancora più forte di quella che già scorre nelle strade di questo posto, e sentite qualche cosa che sta scendendo su di voi. Anche perché, dopo che avete sentito questo sbalzo d'aria, vedete una luce accendersi sopra di voi e venite investiti da questa luce bianca che arriva da sopra. Alzo la testa schermandomi, cioè guardo verso l'alto schermandomi gli occhi con una mano. Nel nome del signore dei Lich, arrendetevi. Nel nome di chi? Tiro fuori la diapason dello scudo è quasi picchia. Io prendo le spade. Che ci venga a prendere. Che le venga alzate a prendere. Alzate le mani e deponete le armi a terra. È l'ultimo avvertimento che vi diamo. Io provo a guardare dove arriva la voce. Quindi è lui che ha vinto. Ti alzi la testa verso l'alto e oltre questo faro che vi sta puntando addosso la luce vedi una specie di carro di metallo volante. E comunque ti direi, fuori dal gioco, grazie al cazzo, aspettato, appena si ammazzavano due, li riportavo in vita. Aperto. Ed era già tre, quanto poi li pigliava uno a uno. Il carro di metallo che vedete sopra di voi sembra completamente chiuso. Sembra una scatola di metallo che vi punta una luce addosso. A che altezza è rispetto a noi? È a 3-4 metri sopra di voi, quindi a 6 metri d'altezza. Più o meno. Io ridacchio appena vedo che inizia a suonare. Io decollo e mi preparo. Iniziativa. Ok. 7 15. Dove è il dado giallo? Il mio dado giallo. L'hai lanciato. 30. 18 e 12. Io due volte. Allora, abbiamo detto 15. 25. 23. 3. 10. E loro hanno fatto meno di Tain. Meno male. Wow. Will. Niente, io voglio saltare sopra questo carro. Riesco? È a 6 metri d'altezza, come fai? 6 metri d'altezza. Niente, allora le tiro il mio pugnale. Vuoi passaggio? Sì, grazie. Vediamo come gestisce la tecnologia del master. Se il pugnale fa ting o noi siamo fighi e quindi... Niente, ti... Allora, no, tengo con una mano alla tua spalla, vedi. Ok. Tu aspetti che lui inizi a sollevarsi. Si sta sollevando per ora lentamente. Alphonse prova... Non vedo nessuno, vedo solo il carro al momento. Sì. Ok. E... Scusa, perché le ho invertiti. Fizz. Le ho invertiti. Ah, ok.
E guardo il carro. Magno un dito. E lancio Lightning Fork. Ok. A catena. Catena di fulmine. Meglio così. È tutto di metallo. È tutto di metallo. Tanto è il carro solo, vedi, quindi. Sì, infatti. Ecco il carro, però. Dai. Sarebbe stato sfiga se avessi tirato 40 no? pari dopo. Faccio. Beh, tipo veraci di fiamme. 28. Okay. No, di più. Ok, no. Colpisci il carro. Mi servono i dadi giusti, scusate. Quanti sono? Sono 8 di 10. Però. No, scusate, 10 di 10. 3, 4, 5. Ne ho 3. Io. A posto, a posto. 7, 6, 4, 10. Io ci sono massimo 4. 15, 23, 27, 33, 40, 47. 55, 59, 64, 64 più 11. 11. 75 danni. Alla faccia. Zotte. Vedete la luce che vi era stata puntata addosso? Lampeggiare per un attimo e poi spegnersi in una scarica di scintille. Ah, ecco, ora ci vedo meglio. Sì, e adesso fatemi tutti un tiro salvezza, perché il carro è stato disattivato a causa del sovraccarico. Vi sta cadendo addosso. Beh, quando tocca a lui, no? Ah, no, adesso su. Perché adesso sta cadendo. No, il tiro salvezza è in tredicesima era, sono fallito. Lisci, devi fare più di 11 o... Più di 11? Sì. 8. 11. Noi due ce la facciamo. Io no. Nel prossimo da agire. Scusa. Sono 4, 7 e 37 danni. Ammazza. Riuscite a malapena a spostarvi, tranne chi ce l'ha fatta che non prende niente. 17 danni. Perché non ve lo aspettavate che questo carro volante con un solo fulmine cadesse su di voi così dritto? Giusto, certo. E sono 37 danni. Okay. Ma il carro adesso è a terra. Vedete che questo carro ha delle finestre offuscate. Dentro vedete che ci sono delle creature. Bene. Ah, le vediamo ora. Ah, Alfonso. Ah, le vedo. Quante creature sono? Mi sembra due. Due creature? Sì. Allora vado lì tranquillo di un battle chant su di uno. Tipo sbatto la spada, gliela punto e cerco di far vibrare il tutto contro uno dei tizi. Vediamo se faccio qualcosa. 7. 19 di fisico o mentale? E cambia parecchio. MD. Ah, preso, MD preso. Ok, è un dispari, quindi farò... Chi è che è stato ferito insieme a me? Io. E io. Allora, userò anche il tieni duro, dicendo una canzoncina a Tain. Qua. Tain Alsorn, amico Tain Alsorn, con Chris e Grimbai e tutti quanti a pezzi fai. Vabbè, così. E ti prendi 12 punti ferita temporanei. Oui. Ok. E lui sono. Quattro, cinque, sei, 18 danni. 18 danni. E come quick action non faccio niente per ora. Faccio, mi sposto indietro. Ok. Quando sono venuti giù i vetri sono saltati, si sono crepati, sono mi sembra che siano abbastanza robusti e in questo momento il carro verrà interpretato da questo bel pezzo di ardesia che ho sotto mano. Giusto. Ok. E, voi siete quelli più vicini perché siete stati colpiti, gli altri due sono allontanati. Però. Si sono allontanati. Si è appiattito di brutto, si è ridotto un sottile strato di metallo. Sottile strato di cobalto. Esatto. Ancora indietro e dentro ci sono appunto due creature. E c'è un modo per aprire, cioè c'è una porta, un qualcosa? T
Ti sembra che ci sia una porta da... anzi due, una per lato, sia a destra che a sinistra, e cioè ci sono delle maniglie, però è possibile che siano chiuse, oppure potresti provare a sfondare i vetri. Sì, direi di sì, mi incavolo, rabbia, e provo a sfondare i vetri. Hai rabbia? Posso? Sei in gracchia. E Broxnar si impenna, critico. Grande. Doppio critico. No, è critico perché quando lui fa più di 12, 10. Faccio due dadi, 10. Tiro due dadi, faccio più di 11 con entrambi. È critico. Minchia, che sgraba. Quindi sono. E non per attaccando con. È la prima volta che gli viene da quando gioca, tipo. Ok. Con l'ascia o con. No, con l'artiglio. Quindi tiro. Artiglio! 7 di 12. Un altro 2. Altre 300 per 10. 4, infatti non sta nel 5, 6 e 7 per 2. Beh, ha sfondato il piano in 2. 6. Allora, 6 più 7, 13, 4, 17, 8, 25, 8, 33, 43, 50 per 2, 100. 100 più 13, 113 più 6, 119. Ma devi moltiplicare anche quel 19, in realtà fa 138. Ah, è vero, sì. 138. Tu infili il tuo artiglio nella portiera, senti che fa un po' più di resistenza di quanto ti aspettavi, perché in realtà hai preso anche un tizio oltre la portiera. Non esce! E quando tiri indietro, stacchi la portiera, perché la testa. È talmente... Okay. È talmente... Non sono morto, ne sono rimasti due e non riesci a trovare il terzo? Non sono molto solidi queste cose del re Delic. E dall'altra parte vedi il tizio che si sta guardando lo stomaco. L'hai perforato molto bene, ma non sta perdendo sangue. Non morto. Tanto per mandare. Hai fatti 100 alla macchina e 30. 100 alla macchina sembra sta a giocare Street Fighter. Lo schermo bonus, esatto. Se no si blocca. Niente, io attacco il tipo, quello che lui gli ha fatto 38 danni. Anche perché adesso è bello libero e felice e non è più coperto dalla portiera. Anche perché adesso si vedono gli altri dentro, bene. Sono in due dentro. Sì. Però adesso c'è la portiera, quindi quando puoi. Ah, fai un attacco sanguinante, un bleeding strike. Un bel 12 e 12 24. Preso. Allora, ho tirato pari. Sì. Se non lo pari faccio anche danno sanguinamento. Perfetto. Allora, sanguinamento faccio dammi di 4. Di 4, mi sento qua, non ce ne sono. Tiro di 8 di mezzo? Sì. Tiro di 8 ma di mezzo. Posso chiederti. Sì, ma faccio i danni normali? No, perché lo stai facendo adesso? Perché io vorrei. Ah, perché avevi ritardato, giusto. Sì. Allora, i danni base sono, quindi. Io faccio un di 8 solo o 7 di 8? No, un di 8 più furtivo. L'attacco base fa. No, l'attacco base. 19, 5, 24 più 12, 36, 36. Più rifaccio. Mi servono di 4, quindi tiro questi. 7 di 4. Quindi 2, 2 e 3, 5, 5 e 3, 8, 8, 8 e 2, 10, 10 e 6, 16, 16 e 4, 20 danni da sanguinamento. Questa roba è potentissima. 20 anni di sanguinamento sono una cosa incredibile. Pain. Sei indeciso, non so cosa fare. No, figurati. la Crazy Green che non ha ancora bevuto cerca di saltare alla gola di quello non ferito ancora. Ce n'è uno non ferito, vero? Sì. Di quello non ferito. Punire e io bypasso direttamente la, come si dice, la parete che ho la parete, finestra, quel che è esatto, che ho davanti, perché faccio danni sacri e Chris Green diventa pure energia per un momento. Allora 12 e più 16 preso, no, anzi 17. Ok, allora sono 2 di 12. Sono in rage, quindi gli faccio anche il D10.
scuote. No, un di 10, un di 10. Allora, 7, 11, 17, più 8, 25, 25 31, 31, più 6, 37, 37, 44, 49, no, non c'è niente da mettere il fortino, 53, e 3, 56, 56 più 21, 77, anche li aggiungo subito in diretta, 14, 4 18. Ah no, aspetta, decisivo, altro di 12. Ho preso pecco, il talento è andato ah, il suo, non il tuo. Ah, pardon. Ho fatto altri 3 danni. 80. Per arrivare a una cifra tonna. Ah, che bello. E noti però adesso una cosa. Mm-hmm. Adesso che hai praticamente tagliato anche dalla tua parte un lato di questo, certo, carro di metallo. Noti che queste creature che ci sono dentro ti sembrano smunte come gli umani che ci sono fuori, ma in forze. Certo. E sulle spalle hanno i gradi come quelli che si usano all'interno della chiesa del crociato. Ah, cazzo! Te li ha pure convertiti! È come se in questo momento ti avessero preso e fatto, sai, lo schiaffetulo. Esatto. Con delle piccole differenze. Sei sicuro che i gradi siano quelli? E questi sono dei luogotenenti, quindi non sono proprio gli ultimi stronzi, vale, ma non sono neanche troppo in alto. E però ti pare che ci sia qualche cosa di diverso. La veniera anch'io, non so. Cioè, io come azione, io parlo e dico: non distruggete la nave. Ormai. Lui. Non peggio di così. Vedete che schiaccia un pulsante sul cruscotto. E vedete partire con una scia di fuoco sotto di lui, salta il tetto del carro e lui viene sparato via. E vedete che scompare. Se direi iettabile. Sì, esattamente. E vabbè, scompare, non è che va a 3000 metri in quota. No, però è a 30-40 vede, metri, okay, d'altezza. Un po' lungo. C'è qualcosa che c'è, cose che c'è. Tocca a William. Tocca a me. Non c'è più nessuno, no? Da no, c'è quello che sta. Che si è appena iettato. Si è appena iettato. Che è a 30-40 metri di distanza. Niente, io entro all'interno della navetta. E la osservo. Fai una prova di. Assassino. No, in realtà fai solo una prova di intelligenza. Va bene. Non c'è nessuno di voi di esperto. Cazzo, malissimo. Allora, ti sembra abbastanza resistente? Siete voi che siete arrivati a tutta forza contro di loro e probabilmente non se lo aspettavano, anche perché visto quello che c'è fuori non ti sembra che corrano grossi rischi. Voglio capire se c'è un volante tra questi. Ci sono delle cose che sembrano un timone. Allora io prendo il timone e lo tiro verso l'alto. Ok, lo tiri verso l'alto e sì, non succede nulla. Cazzo. O la tiro verso indietro, insomma cerco di farla salire. Ma è sovraccarico. Quella gli ha lanciato un fulmine addosso. Non ci sono luci accese all'interno, non ci sono cose, vedi che c'è una chiave infilata nel. No, non fa nemmeno quello. Fa solo. Siamo a Parma? Sì, esatto. Si è rotto. Si è rotto. Si sono. Io. Cioè, siamo ancora in scarsa della rampa, quindi io sto zitto, parlo quando è il mio turno. Tocca a Fizz. Fizz. Tiralo giù. Non posso, un po' lontano. Interrogare. Vuoi essere lanciato? Io ci arrivo. Interrogare. Io ci arrivo, se mi preparato a prenderlo. Non so se cade però. E poi accendo la falce e carico la nota, quella esplosiva. La sta puntando in alto. Mi vedi che mi volto e faccio al interrogare. Ma lo piglia. Ma non credo di ucciderlo, forse se lo prendo. Mi ricordo che c'era un gioco del genere alla corte degli elfi, ma lo chiamavano pool, qualcosa del genere. Dobbiamo capire pool dove stiamo andando. Tra interrogare. Ma lo lasciamo scappare? Tu colpisci. Non vedi che sta scendendo? Dove? Andiamolo a prendere. Sta scendendo molto lentamente perché ha questo sacco. Io gli sparo uguale. Sopra di lui che rallenta la sua. Ma a quanto lontano sta infatti scendendo. Se fosse stato il mio turno gli sarei arrivato sotto. Cari, lì a terra io comincio a torturarlo fino a quando non gli sparo caricando la nota
con le mie note facendo Alphonse è quasi magia, Alphonse mira di nuovo e sparo. Spara, signore. Hai fatto. Mi sa proprio di no. L'ha preso. Spiattello. 32 DMD. Preso. Ok. Ok, per cui è lobotomizzato. Siamo al primo escalation die. No, io non faccio tanti danni, sì, mica sono sì, fizz. Siamo al primo escalation die. Vedete qualche dado da 8? Sì. Quanti ne hai bisogno? 8. Ah, ok. Non fa tanti danni. 2, 3, 4, 8 danni da 8 è poco. Cioè lui fa 10 danni da 10. No, no, assolutamente, ma questo qua c'è 80 10 danni. 10 da 10 sono un po' di danni. Non ho questo è da 12, appunto. Cambierò con uno da 8. Se ce la fate, non sono molto sicuro. 10, no, abbiamo 20, delle difficoltà. 34. 40. 40, 52, più un dado da 6 perché è il primo round di escalation. Un dado da 6. 56. Sì, un dado da 6 per escalation. Ah, quindi ho fatto 60, 56. 56. 56 danni psychic. Ok, vedi che lo colpisci. L'ha fritto. Lo colpisci e sta cadendo lentamente come prima, perché comunque sono danni psichici, quindi non hai distrutto il paracadute sopra di lui. Vedete che è penzoloni appiccicato a questo sacco gigantesco e sta scendendo una cinquantina di metri. Io vado lì per intercettarlo quando scende. Brotnar, vuoi fare qualcos'altro? Vado anch'io verso l'uomo in caduta. Vi spostate sotto e vedete che lentamente arriva un po' più avanti. Potete provare a prenderlo al volo o lasciare che si schianti a terra. No, io lo voglio. Dovrebbe fare male perché sta scendendo abbastanza lentamente. Cazzi suoi che si schianti. Arrivo. È in sé? No. È morto? No, è steso. Ok. Prendo Chris Grim, che diventa incandescente, e gli pianto una runa sulla fronte. Okay. In modo da svegliarlo. Svegliamolo. Ma prima da svegliarlo. Certo, perché in tutti i giochi di ruolo quando uno è a zero lo svegli incidendogli una runa fiammeggiante sulla fronte. Questo io non sto giocando. La runa degenerante. Io sto facendo una persona incazzata. Ah, apre gli occhi. Mi dirai dov'è il Lich King? Lui vi vuole forse. A Nortre. Avete la spada e avete l'Halfling. Forse voi siete quelli che stava cercando. Vi troverà lui. Cosa c'entra l'Halfling? Non c'è nessun Halfling. Dici dove andare, lo andremo a trovare noi. Non c'è bisogno. Sa già dove siete. Questo non gli è taglio la gola. Bene. Per me sai che sfondi una porta. Beh, non vorrei. Con te sfonda sempre. Non vorrei dire, ve l'avevo detto, ma a quanto pare siamo caduti in una trappola. No, ci stava aspettando. Beh, una trappola in genere vuol dire quando sanno che stai arrivando. Ten. Comunque vabbè, ti ho detto è quello che vogliamo anche noi, quindi va bene così. Io che avevo fatto, mi ricordo, tipo nella prima o seconda sessione, un bel tiro su conoscenze del crociato. Ma questi? Ah, tra l'altro anche sulla portiera vedi che c'è il simbolo del crociato con delle ossa incrociate sotto che sono il simbolo degli schini. No, il crociato. Ma peraltro ce ne sono altri simboli sputtanati in questo modo. Adesso che ci presti un po' occhio, vedi che sulle pareti delle strade, quasi completamente cancellati, alcuni sono stati strappati, erano dei manifesti appiccicati, alcuni erano dei graffiti che sono poi stati coperti da altri disegni e scritte, ma si riescono ancora più o meno a riconoscere, ci sono svariati altri simboli delle icone. E da quello che ti sembra di vedere, alcuni erano dei manifesti per incitare la popolazione a prendere le armi. Io guardo, cioè io punto Chris Grim, all'inizio la punto tipo verso di te, poi vado oltre. Tu mentre la punti il mio sguardo, vedi che io sono quasi a livello fanatico tuo. Okay. In questo momento li guardo, cioè nel senso ti guardo negli occhi e ti dico: vedi, evidentemente ha vinto il Lich King. E cosa fa il Lich King con i morti? E secondo te perché? Io sono l'unica persona al mondo che conosce la frequenza a cui vibrano le anime. Perché sono Lich King! Questo è il mio destino. Dobbiamo distruggerlo e salvare di nuovo il mondo. Lo diceva la profezia. La profezia mi ha detto che con te, arrivando all'Accademia, io avrei potuto giudicare le anime dei morti. Beh, quale anima migliore di quella del Lich King? Beh, ci sta se mi ricordo come si fanno a scacciare i non morti. E mentre vi avviate lungo queste infinite strade della megalopoli del Lich King,
si chiude l'ultima puntata di tredicesima era, che tanto non è l'ultima puntata di questi personaggi. Vero. Ah, no, ma perché io gli volevo solo dire... Ah, quindi continuiamo. Non con tredicesima era. Ok. Ah, ok. E qua allora, per chiudere tredicesima era, mentre stiamo andando, io ti dico solo... A proposito, te l'ho mai raccontato quello dello struzzo interrato? Vabbè, e poi si chiude. E tutti lo vogliono sapere, ma si chiude. Giustamente. E lo scoprirete in tredicesima era volume 2. Esatto. Rifts. Allora, quello che è successo stasera era la fine di tredicesima era come sistema di gioco. C'è ancora un'ultima puntata. Yes. Che sarà lo speciale di settimana. Ah, e lo sfruttiamo di settimana prossima. In cui giochiamo a Rifts, che è un gioco che ci è stato regalato. E di cui troverete il link nelle note alla puntata insieme a quello di tredicesima era. Non è da comprare su Amazon, bisogna richiedere sulla pagina Facebook se ce ne sono ancora, perché erano delle copie limitate che venivano date a chi ne faceva richiesta, quindi non si trovano in negozio. L'unico modo per averlo è andare sul link che trovate nella pagina e scrivere Fumble Now. E scrivere Fumble Now. Rifts è un sistema complicatissimo nella generazione dei personaggi. Per questo cercheremo dei personaggi pregenerati o un generatore di PG, PNG. PG. È un sistema della Palladium del 94-96, adesso non ricordo. Ok. Scritto da Simbieda, che sostanzialmente ha cercato di accorpare tutti i giochi della Palladium facendo un megaverso unico. Ficola. In cui tutti i giochi diversi erano solo sfaccettature dello stesso universo, e in Rifts si aprono i portali che ti portano nei diversi dove magari alcune cose fisiche che proprio cambiavano, perché la fisica è diversa. Esattamente, sì. Il risultato è stato che nell'ambientazione standard base di Rifts c'è una distopia degli Stati Uniti, che sono stati divisi praticamente in due fazioni, di cui una sono i nazisti praticamente. O il Lich King in questo caso. Ci sono... Le ossa sono messe a svastica. Chiaramente sì. Ci sono allo stesso tempo dinosauri, robottoni, maghi, perché queste spaccature si aprono sia in diversi mondi che in diversi tempi. E quindi c'è tutto un mescolotto di cose, poteri psichici, poteri magici. Un fiori. Il melting pot nella migliore versione possibile. C'è anche probabilmente qualcuno che è stato colpito da un fulmine porso da un cobra. Assolutamente. È diventato un campione di Kung Fu, sì. E settimana prossima appunto giochiamo a Rifts nello speciale, quindi se volete intanto andarlo a cercare, il manuale che linkiamo è Rifts Ultimate Edition, yes, che è quello che comprende più roba. Poi di Rifts esistono, credo, 60 diversi manuali di espansione, quindi auguri, andateveli a cercare. Porcaccia. Manto e Ackerman. Per coloro che sono le prime armi, anche nel tempo. Sì, non è esattamente un sistema semplice da approcciare, perché è molto... si sente che è un po' vecchio, perché è comunque del 94, e la creazione del personaggio è molto macchinosa, perché ci sono alcune razze che possono prendere tutte le classi, ci sono alcune razze che sono delle classi, ci sono delle classi che sono delle razze, ci sono delle razze che possono prendere solo alcune classi. È un grandissimo casino, ci sono un sacco di conti da fare all'inizio, ma poi è dato per scontato. Ma l'ho pensato che è un casino quando hai detto 94, ho detto vabbè, è poco fa. Ah no, no, no. 23 anni fa. Che puttana. In più abbiamo una domanda per il GM risponde. Oh, vai. Allora, la come domanda... fate con questo caldo a giocare? Lo facciamo per voi. No, le domande sono due. La seconda che farò per primo è... Passando le cose veramente serie, ma Padre Flanagan è ancora a fare quel viaggio con De Benedetti. È importante, perché non so se avete visto, il Master aveva fatto una promessa, che Padre Flanagan ti ritornava. Se vincevamo, sì, ma lui ha fatto causa. E poi ce lo può provare questa cosa. Esatto. Comunque, è un bravo avvocato, lei è Benedetti. Lo so. A parte Padre Flanagan, che è perso nell'universo dei... No, in realtà è un viaggio in aereo che qua, al contrario del suo potere, sta durando, esatto, 6 anni. Nello spazio e nel tempo. In realtà, secondo me, Padre Flanagan è lì dove siamo arrivati anche noi stasera. La domanda San Donato. No, giusto, non era San Donato. La domanda vera e propria è...
Avendo al tavolo una persona che per inesperienza o per introversione o per carattere o quant'altro passa la maggior parte del tempo seduta al tavolo in silenzio, intervallando battute che non c'entrano nulla e spezzando solo con attacco e uso la magia, come facciamo a rendere il gioco più inclusivo e permettere a questa persona di imparare velocemente le regole di una buona interpretazione e di un buon gioco? Tirandolo in mezzo, magari il master potrebbe fare appunto una storia che coinvolge tutti, però dove lui è un po' il pelo del protagonista, come è stato quando abbiamo giocato a Clotos con il con il tizio della Fenice, e soprattutto cercando di forzarlo a non fare, come capita spessissimo a quelli che iniziano a giocare, che è il mio personaggio, gli dice che va tutto bene eccetera, parla in prima persona, tu da master gli dovresti dire cosa gli dice, buonasera, allora gli dice così, no, cosa gli dici? Sì. Prego, avete altre... Si potrebbe sentire un po' il disagio. L'altro è ricordare agli altri al tavolo di dare una mano, perché se gli altri non se lo fidano e ci passano sopra, se uno è introverso, quello prima che apra bocca. Io avrei anche una domanda da fare a chi ha posto la domanda, e cioè... Non che, ti può rispondere. Che cosa... lo so, però... è una domanda a cui può rispondere a se stesso, che magari serve. Esatto. A che cosa state giocando? Esatto. Perché anche quello è un punto che un giocatore a cui interessa fare dungeon crawling... andrà benissimo Dungeons and Dragons, Pathfinder, quel genere di gioco che è multisfaccettato e può andare bene anche per fare il gioco di ruolo. Però magari una persona che fa fatica, se si trova nella possibilità di non ruolare perché il gioco di per sé gli permette, gli permette di dire faccio il mio attacco e basta. Certo, dipende anche dal massimo. Dipende dal master, dipende dal gruppo e dipende dal giocatore, ma dipende anche un po' dal gioco, perché se il gioco non ti dà questa possibilità e ti trovi costretto a descrivere di più che cosa stai facendo per farlo, impari, ti trovi costretto per forza a cercare di... Quindi magari se devo iniziare magari uno Star Wars... che c'è altre cose. Sì, io quello forse no, non è secondo comunque... me. Io mica vantaggi e svantaggi, secondo me. Io mi collego a quello che ha detto Claudio e comincerei a far giocare il giocatore non tanto con il sistema di gioco, anche solo per la meccanica, ma anche con l'ambientazione in cui lui si sente più a suo agio. Esatto. Cioè quella in cui si sente più libero di fare esperimenti anche dal punto di vista interpretativo. Comunque lui penso che con la domanda si riferisca al fatto di voler giocare e anche tirare in mezzo il tizio per giocare di ruolo come un gruppo, più che fare solo netto dungeon crawling. Allora, mettiamo, però se state facendo quello non è che c'è molta speranza, anzi sono tutti fattori che lo convincono a stare così. Anche il tipo di avventura aiuta sicuramente, perché se l'avventura è dovete andare a recuperare l'artefatto nel tempio e uccidere quelli che ci sono sul tragitto, è diverso da dovete cercare un modo di entrare alla corte dell'imperatore e farvelo amico. Sì, anche se però noi probabilmente una cosa del genere, tipo perché noi siamo fin troppo prolissi forse su quello, vabbè, andare nel sotterraneo e ammazzare tutti eccetera, 40 sessioni primo piano, sì esatto, beh ma allora senza dormire dipende molto da cosa vuoi ottenere. Un'altra cosa che, cioè, a parte che vabbè appunto tutto quello che avete detto fai qua quello che stavo pensando, quindi un sistema di gioco che sia più meno indirizzante, quantomeno che non ti offra una scorciatoia verso un approccio meccanico. Io ti potrei anche dire cerca di essere inclusivo in esperienze di gioco piccole e significative. Questo cosa significa? Fai qualche one shot, fai qualche una o due giocate, non concentrate troppo sulla campagna, che abbia una fortissima connotazione narrativa, che parta buttando i personaggi in qualcosa che ha un forte sapore per cercare di trascinare fuori il giocatore dalla quotidianità del suo personaggio, in cui lui si è fatto l'immagine di come agisce, quali sono le due o tre cose che dice, come è vestito, come si descrive, e fallo giocare in mondi molto stimolanti che per te non sono un gran lavoro, perché devono durare in termini di consistenza una o due sessioni, ok? Per esempio un gioco che secondo me è perfetto per tirare fuori per cercare di abbattere un po' la barriera fra personaggio e giocatore. Forza 4. Sì, certo. A parte Clotos, ovviamente, secondo me Dread. Perché
è uno di quei giochi che tabù però un po', dai. Vabbè, certo. Vabbè, Dread è uno di quei giochi che ti tira fuori moltissimo, perché non hai una meccanica che sia una, devi soltanto raccontare cosa fai. Essendo un thriller, la persona tenderà a sentirsi coinvolta. Come e la meccanica sappiamo. Che c'è. E se lì c'è il master infame in senso buono, è quello che se tu descrivi una cosa bene, non... perché non ti fa tirare altrimenti il coso. Ti fa tirare altrimenti tira. Esatto. Tira. Gli dice... Che gli dico che in realtà va tutto bene, cerco di tranquillizzarlo, tira. Se invece ci parli è così, magari stai non ti fa neanche tirare. Stai interpretando, non ce la prova. Andrea invece che ne pensa, visto che lui non fa parte del nostro gruppo usuale? Io penso che dipenda molto, cioè come nella vita reale, no? Magari c'è la persona che è un po' più timida, dipenda molto anche dagli altri, devono sicuramente, se ci tengono a lui e decidono di passare una sera insieme a lui, cercare di Poi se siete di metterlo nelle condizioni, Infatti, nelle condizioni, che non è facile, esatto. Perché uno quando gioca si concentra molto sul suo personaggio, su se stesso, ma non bisogna mai dimenticarsi che alla fine l'obiettivo del gioco è divertirsi e giocare. Infatti insieme. È un gioco di ruolo, che vuol dire che si ruola, ma è innanzitutto un gioco. Quindi ricorda, ultima cosa secondo me importantissima, com'è quel gioco? Non sta in senso stretto sbagliando. Una delle cose che c'è da considerare è che si deve avere pazienza, perché una persona impara a giocare anche col tempo, vedendo gli altri giocatori che giocano. Quindi se è così da 8 anni è un conto, ma se è noi così... siamo così scarsi e giochiamo tipo da 25 anni e ancora... esatto cioè, abbiamo ancora smesso quindi, cazzo. Dobbiamo ancora uscire dal primo piano, ecco, ancora primo piano. Un'altra cosa importante secondo me è essere propositivi, cercando di stimolarlo con domande aperte, senza come si dice, farlo sentire inadeguato, perché se già questa persona non parla nel momento in cui gli state passando il messaggio di stai giocando da schifo, questo si chiude di più, non di meno. Quindi ecco, mettiamola così: c'è una persona al tavolo che è poco collaborativa per il modo di giocare che avete voi, non sta succedendo niente di male, ok? Perché se non è una persona, se si diverte lui e vi divertite voi, sì, magari si diverte così alla fine, questo è l'importante, cioè si divertono, sì. Anche perché puntandogli addosso il riflettore forzatamente rischiate solo di farlo chiudere ancora di più. Soprattutto spero che questo amico non legga fumble e non abbia capito che chi si sta riferendo. L'altra cosa è difficile che lo legga. Perché Roberto, quando è che cominciato a fare trascrizioni? Con c'è Corvo, da quando c'è Corvo. Ma Ale fa Corvo. Sì, certo. Ma a proposito di Corvo, alziamo le ali e ce ne andiamo. Sì, facciamo come a proposito, aspetta, a proposito di Corvo, il 17. Dopo domani, cioè sabato 17. No, ma prima. No, prima ancora. Prima ancora c'è il Free RPG Day al WESM di Sesto San Giovanni, quindi alla ludoteca Santo Puzzone. Ah, Santo Puzzone. La casa dei giochi ha 76 nomi, non so mai come chiamarlo. Santo Puzzone. Il nome della via, si chiama via Santo Puzzone. Santo Uguzzone. Non l'ho scelto io. Era meglio Santo Puzzone, certo. Dalla mattina alle 10 a mezzanotte. Tutto il giorno continuo, a ciclo continuo proprio, tavoli con editori, autori e associazioni che fanno provare e Clotos. Tutti i giochi, tra cui anche io con Clotos. Allora, una cosa molto importante, non dovete perdere l'occasione di andare a provare un'esperienza in cui Claudio vi masterizza Clotos gratis dopo 14 ore che è sveglio e si è nutrito di guaranà masticato, cosa che sicuramente farà per tenersi su. Se volete provare un'esperienza simile a quella che abbiamo provato con Numenera, arrivate alla 13esima ora. No, alla 13esima era. Avete in realtà devono arrivare alla 45esima. Sì, era sveglio da 3 giorni. Sì, è vero, eravamo svegli da un po', Io ero sveglio da più di volte. Eravamo svegli da troppo. Tu soprattutto. No, comunque se passate a giocare a Clotos, vi portate a casa il Claudio. A proposito di portarsi a casa, quello della moglie di Claudio. Auguri Jacopul. Auguri Jacopul. Pensavi ci fossimo dimenticati, Ce lo eravamo, però io. Ma tu mi sei ricordato? È già passata la mezzanotte. No, dipende. Sta zitto. No, perché questo podcast andando in onda domani con un dio del tempo. Ah, no, va un po' no, perché non è live, è indietro di 5 minuti. Torniamo in topic. Vi portate a casa la versione gratuita di Clotos. Con le illustrazioni di Pietro Bastas. Bella l'ultima. Bella. L'ho già messa come sfondo del cellulare, del computer. Bella. E comunque, a proposito di cose belle, Fumble Now, pagateci. Buonanotte.
Non poteva finire meglio, guarda. Ah, grazie Roberto che apporti così tanta spessore a questo programma. Esatto. Sono molto contento di averci qua. Ho detto le cose più importanti, no? Sì, magari con un po' più di stile. Ma lo stile lo mette lui all'inizio. Adesso la gente è stanca, mormora. La panache. Sì, esatto. Io ho pronte 42 canzoni che userò la prossima volta. Questo noi ci sentiamo settimana prossima con Rifts, sempre con questi personaggi. E venite, contro Lich King, nazi. E venite sabato a giocare a Santo Guzzone. Se siete di Milano, anche martedì sera alla Forgia degli Eroi. Sempre oui, giovedì. Sempre Clotos il martedì anche? Sempre Clotos anche martedì. Attenzione! Fambo! Buonanotte! Fambo!